Buongiorno a tutti, benvenuti. Il talento delle donne nel cantiere 4.0, questo è il tema della nostra mattinata. Ringrazio tutte le nostre relatrici, relatori, numerose relatrici, e ringrazio in particolare l'Ente Unificato Formazione e Sicurezza, il direttore Katia Barbirato per l'invito, per la moderazione di questa giornata che cercheremo di renderla una maratona di idee, di proposte e anche di azioni. Forse si parla anche molto del tema delle donne, ma poi bisogna tradurre queste parole, questi manifesti in azioni e in attività concrete. Stiamo parlando del ruolo della donna nel cantiere 4.0. Oggi parleremo quindi di innovazione, di opportunità, di come cambia il mestiere. Avremo donne che guidano enti, associazioni, datoriali, ordini, collegi professionali. L'obiettivo sarà valorizzare, raccontare cos'è questo valore aggiunto delle donne nel team. Evidentemente non si fa nulla da soli, quindi il tema delle squadre penso sia molto importante e forse verrà evidenziato da ciascuno di voi. Partiamo con due madrine a cui chiedo di raccontarci un po'. Innanzitutto partiamo dalla dottoressa Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano, di raccontarci cos'è questa esperienza dei talenti delle donne, che è un palinsesto nel quale si colloca anche questa iniziativa. Prego, grazie. Grazie, grazie tantissimo per questa occasione straordinaria, perché in questo palinsesto che appunto nasce proprio per ricordare donne protagoniste di pensieri creativi, di competenze culturali, economiche e sociali del passato e del presente, che sono riuscite proprio a esprimere la loro capacità e quindi a dare voce alle loro competenze nonostante fratture e lacerazioni che i condizionamenti sociali che sappiamo hanno procurato nel corso della storia. Fratture che abbiamo in parte superato grazie a leggi, a diritti conquistati con fatica, che però ancora ritroviamo nel nostro tessuto sociale, purtroppo, anche se in forme diverse dal passato. Ecco, io sono contenta di essere qua perché quello di oggi in particolare è uno dei talenti e delle competenze delle donne nel campo dell'edilizia, che sicuramente è quello forse meno noto, meno conosciuto e quindi più interessante anche per capire qual è il livello di innovazione, di capacità, che sono diverse ma necessarie proprio per avere una risorsa che sia completa rispetto alla possibilità di migliorare anche il lavoro in questo ambito. Ecco, è un settore di cui poco si parla. Quindi davvero grazie per questa occasione così importante di confronto. Il palinsesto è stato in tutta la città, davvero, devo dire, un grande laboratorio che ha visto poi percorsi, progetti, storie diverse che si sono confrontate proprio appunto tra passato e presente. Ed è nato come progetto collettivo proprio per realizzare iniziative che trovassero quegli spunti e quegli elementi di specificità anche declinati nella storia e nella vita delle donne e che hanno per tanto tempo impedito loro anche di manifestare le loro capacità, di farlo in segreto, di non dare il loro nome sulle azioni, pensiamo alle pittrici, quindi i quadri non potevano essere firmati, quindi nemmeno era riconoscibile non solo la presenza delle donne, ma neanche quel valore innovativo che le donne in tutti gli ambiti abbiamo poi visto hanno portato, perché molte delle manifestazioni hanno proprio raccontato di donne che erano rimaste nascoste, ma che avevano cambiato quel periodo, quell'ambito culturale e lavorativo, appunto, con un contributo che è sempre necessario. E ecco, io credo che la declinazione poi più interessante di questo palinsesto, e che anche oggi emergerà con forza, è proprio quella di indagare se esiste una specificità proprio che riguarda il modo in cui le donne producono la loro competenza e quindi capire se ci sono caratteristiche specifiche e qual è questa ricchezza che noi potremmo peraltro avere anche in modo molto più grande se considerassimo sempre l'apporto delle donne nello sviluppo appunto delle diverse, degli diversi ambiti produttivi oltre che del pensiero creativo. Quindi diventa qualcosa, e l'abbiamo visto in particolare adesso, dopo la pandemia, in cui la situazione è sicuramente esplosa
Ecco, abbiamo proprio visto quanto invece quelle specificità, quelle competenze delle donne renderebbero e rendono migliore proprio la possibilità di sfruttare risorse che diventano anche risorse non solo umane importanti e di competenze, ma anche di innovazione. E quindi oggi avremo proprio degli esempi, e io sono molto contenta di ascoltare le storie di donne che in questo campo 4.0 dell'edilizia hanno sfidato anche un settore che è considerato più maschile, e sentire le loro storie per capire come l'hanno affrontato e come sono riusciti a valorizzare appunto le loro capacità. E peraltro sono stata poi già insieme alla direttrice Katia Barbirato in un progetto molto interessante che appunto è legato anche a quello che dicevamo, cioè questa esplosione sia di necessità di risorse di donne e uomini per trasformare proprio la nostra società, il nostro modello di sviluppo, così come faremo da qui in poi dopo questa situazione molto drammatica che abbiamo vissuto, ma che ci ha anche sollecitato a capire quali sono i cambiamenti necessari. Ci siamo già ritrovate in occasione di un progetto molto bello costruito e con la regia delle compagnie malviste, che parlava di violenza sulle donne e di rispetto delle donne over 65, che è un altro tema molto importante, e sono contenta che anche questo istituto sia stato tra i promotori di quel percorso, perché davvero bisogna che ci sia un'unione, un'alleanza per contrastare la violenza, ma soprattutto per promuovere il rispetto, che poi porta anche alla promozione delle capacità e delle competenze delle donne, così come vedremo oggi nella tavola rotonda, che sono state appunto quelle protagoniste di innovazioni nell'ambito dei cantieri e dell'edilizia. Quindi davvero un'occasione straordinaria, e spero che si vada avanti a parlarne, perché quello che il palinsesto ha portato è stato appunto l'occasione di smuovere anche pensieri e riflessioni che ci consentissero di conoscere realtà magari meno note. Ecco, e sono convinta che questo fiume sia aperto col palinsesto, ma che insieme a voi e agli altri soggetti che hanno partecipato, la città continuerà su questa strada. Grazie. Grazie, grazie a lei, grazie alla dottoressa De Marchi. E, assessore Cristina Tajani, che ringraziamo per la presenza, e un suo commento, ma soprattutto l'esperienza e un punto di vista sul tema del talento delle donne anche nella città. Io penso che ci sia anche questo tema delle donne nell'agenda urbana, c'è qualcuno che parla della città delle donne, si parlava ora di competenze, di nuovo, penso sia un tema di squadra, di saper lavorare uomini e donne insieme, ma portando una specificità in particolare nel lavoro, nelle attività produttive. Prego, grazie. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. La consigliera De Marchi, con cui ci troviamo spesso a lavorare insieme sui temi della promozione del talento femminile, ha già inquadrato il senso dell'azione dell'amministrazione comunale anche attraverso il palinsesto dei talenti delle donne. Peraltro la vostra iniziativa cade oggi all'interno di una settimana in cui stiamo cercando di valorizzare i temi legati alla cultura del progetto, al design, all'architettura, e quindi è particolarmente coerente anche con questo ambito tematico e, se volete, di competitività della città di Milano, in cui le donne sono spesso protagoniste all'interno di tutti i processi e di tutte le filiere produttive, anche se talvolta, diciamo, non arrivano ad emergere, non si esprimono ai vertici. Oggi nella nostra tavola rotonda abbiamo tutte donne che sono riuscite, diciamo, a scalare quel tetto di cristallo che spesso, soprattutto nelle professioni e negli ambiti economici, nel mercato del lavoro, vede tantissime donne occupate e impiegate alla base, diciamo, della piramide delle organizzazioni, che siano queste aziende o che siano appunto enti pubblici, ordini professionali, e raramente invece arrivare al vertice. Io credo che lo sforzo che tutti insieme, diciamo, come società civile, attori economici e istituzioni dobbiamo fare e abbiamo cominciato a fare è quello di indicare una strada di compresenza, diciamo, di ambo i generi dentro le organizzazioni, dentro le aziende e anche ai vertici delle organizzazioni e delle aziende,
non soltanto come un tema di diritto e di rappresentazione, diciamo, delle capacità e dei talenti delle donne, ma anche come un modo per meglio funzionare delle organizzazioni, delle aziende e in definitiva della città, delle nostre comunità. E da tempo ormai che sappiamo, peraltro confermato da diversi studi di natura sia sociologica che economica, che tutte le organizzazioni dove uomini e donne cooperano e quindi sono presenti entrambi, sia diciamo all'interno delle strutture, sia ai vertici delle strutture, funzionano meglio. Quindi non è soltanto una questione di diritti, pari diritti, diciamo possibilità di accesso, ma è anche una questione che ha a che fare con il miglior funzionamento delle comunità, della città, delle organizzazioni, delle aziende. Il mondo che viene rappresentato oggi nella tavola rotonda e nell'iniziativa, peraltro, è un mondo molto particolare, a lungo estremamente maschile, perché quando si pensa ai cantieri, si pensa diciamo ad un luogo di lavoro e di progettazione, diciamo, popolato soprattutto da uomini. Per fortuna da alcuni anni a questa parte non è più così. Chiunque di noi, cittadino o cittadina, passeggiando tra i cantieri della città può vedere anche fisicamente, io lo faccio tutti i giorni abitando nei pressi di un cantiere della metropolitana, anche tante donne impegnate in tutta la gerarchia, diciamo, del cantiere, in tutta l'organizzazione, nelle diverse professionalità, anche qui, che cooperano per la realizzazione del progetto. È importante che le istituzioni e le organizzazioni economiche della società civile sostengano questo cambiamento e questa trasformazione. Sentiremo dalle voci delle protagoniste, diciamo, difficoltà, ma anche successi e soddisfazioni in questo percorso. Io penso che non sia facile, diciamo, per ciascuna di loro rappresentare e confrontarsi con un mondo che ha un portato, diciamo, storico, che ovviamente non va giudicato ma va riconosciuto, di ampia presenza maschile e poca presenza femminile, ed è, credo, molto bello, diciamo, potersi confrontare in un contesto come quello che voi avete organizzato, da punti di vista diversi ma su un tema, diciamo, comune. Gli spazi per questo confronto nella città devono essere sempre di più. Noi abbiamo provato a farlo con diverse iniziative e persino promuovendo una delibera sul giusto utilizzo della lingua nel linguaggio amministrativo per riconoscere uomini e donne nelle professioni. Il Comune di Milano ha adottato delle linee guida anche sul tema dei cosiddetti femminili professionali, cioè come bisogna nominare le donne che svolgono professioni che sono sempre state declinate al maschile, ma non perché la lingua italiana non conosce il femminile, perché l'uso non lo conosce, come architetta o come sindaca o come assessora. E io credo che anche, diciamo, dal confronto tra donne, politiche, policy applicabili anche a livello territoriale, se ne parlerà dopo, possono emergere sul tema e nel settore che voi rappresentate, ma anche in tutti gli altri settori, proprio in ragione di un miglioramento delle nostre organizzazioni e non soltanto, cosa giusta e sacrosanta, diciamo, nell'offrire spazi e opportunità alle donne. Nei mestieri tecnici e nelle professioni tecniche, diciamo, questo spazio c'è nella città, diciamo, così dinamica come è la nostra, e dobbiamo affermarlo e dobbiamo, diciamo, continuare a confrontarci su questo. Quindi buon lavoro a tutte e a tutti e grazie per la bellissima occasione. Grazie, grazie Assessora, è molto prezioso il suo intervento e faremo tesoro senz'altro di questo accenno alla cultura del design di questa settimana particolare, già con la prossima relazione dell'architetto Giovanni Ottonello, che ci introdurrà il tema più generale del talento delle donne. Faceva riferimento poco fa al tema delle sindache, mi fa piacere ricordare che la sindaca di Parigi, la sindaca di Barcellona, Anne Hidalgo, Ada Colau, sono oggi anche dei
in realtà delle grandi innovatrici nella trasformazione della città. Quindi di nuovo raccontiamo dei progetti di innovazione e poi si scopre o si intravede che c'è una donna in regia. Quindi penso che sia anche questo è bello, trovare dei progetti che hanno del reale valore e poi rendersi conto chi sta in regia e chi sta a coordinare una squadra che porta reale innovazione, appunto. Quindi grazie ancora alle nostre madrine per l'introduzione e iniziamo la mattinata. Le ripetevo con questa introduzione. Architetto Tonello, a lei la parola e abbiamo delle slide per introdurre, per allargare il campo della nostra riflessione. Buongiorno, buongiorno a tutti, condivido le slide, ditemi se vedete il titolo del mio intervento. Sì, vediamo, perfetto. Perfetto. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie. Sono molto 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 contento di essere qui oggi con voi, perché anche se il mio non è un compito molto facile, no? Contribuire con un mio intervento in un evento così interessante da uomo che parla a donne è rischioso. Però ho accettato la sfida anche perché io, ma anche l'Istituto Europeo di Design che rappresento, negli anni abbiamo collaborato, per esempio, con il Programma per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, i Global Goal Gems, e tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile c'è anche la parità di genere. E io credo che il punto di partenza debbano essere le nuove generazioni, cioè educare anche le nuove generazioni a comprendere che questa separazione, questo divario che purtroppo ci portiamo dietro, e oggi il mio intervento vuole un po' raccontare esattamente in maniera provocatoria questo, credo che le nuove generazioni abbiano questa forse responsabilità, e noi maggiormente a fargli capire che non è un problema ma è un'opportunità, anche questo è fondamentale. Mi allaccio all'intervento della dottoressa De Marchi, che parlava di esempi, di storia e di cambiamento, no? Per cui ho pensato in realtà di farvi molte domande, o comunque lasciare a ciascuno di voi di trovare una risposta, una propria risposta, no? Abbiamo letto tutti gli sconfortanti dati sul mondo del lavoro che indicano percentuali altissime riguardo alle perdite di posti al femminile, no? Riguardo a questo siamo fanalino di coda in Europa, e mai come oggi, lo accennava la dottoressa Tajani, mai come oggi si sente parlare di questo soffitto di cristallo che permette di vedere il cielo ma non di raggiungerlo, no? Sembra quasi una cattiveria, un cinismo, no? Tutto sommato anche nella formulazione di questa metafora, no? Il cristallo, che è anche qualcosa di prezioso. Tra l'altro è una metafora che è stata usata per la prima volta nel 1986 in un articolo del Wall Street Journal, se non sbaglio, ma la cosa interessante è che, e curiosa, è che sono passati 35 anni ma nulla è realmente cambiato. Partiamo dal titolo. Ho scelto di chiamare questo mio intervento La rivoluzione del quotidiano, perché credo che sia il nodo centrale di tutta la, chiamiamola, problematica forse, no? Cioè la donna ha una quotidiana necessità di dover dimostrare di valere, una quotidiana necessità di portare risultati per dimostrare di essere in quel posto meritatamente, no? E questo forse è il grande sacrificio che viene chiesto a una donna, fondamentalmente, non solo di occupare dei ruoli importanti o dei ruoli, non è detto che devono essere per forza tutti di rilievo, comunque dei ruoli, sempre dovendo rincorrere la motivazione per cui sono lì, no? E questo è forse uno degli altri problemi, no? E allora perché esiste un divario tra i sessi così marcato? La prima risposta forse è anche la più ovvia. Tale disuguaglianza ha profonde radici in ambito culturale, economico e sociale. Non molte sono, o perlomeno in una percentuale così ampia, non sono le ragazze che studiano materie tecniche o scientifiche, lasciando fondamentalmente l'innovazione come appannaggio del maschio.
Ma l'altro grande problema è che pochi sono i modelli di riferimento. Senza la logica, lo metto tra virgolette, pensa da manager, pensa da uomo. E quindi guardandoci indietro, nella storia sono andato un po' a documentarmi, perché è importante anche capire le motivazioni che non sono solo dell'ultimo periodo dal punto di vista storiografico. Guardandoci indietro, la condizione femminile naturalmente non brilla di successi. Nel Medioevo veniva definita instrumentum diaboli e spesso saliva sugli altari come martire e santa, oppure sui roghi come strega, tra l'altro fino al Settecento, no? Quindi per un lungo periodo. Nella Grecia antica le era assolutamente vietato di partecipare ad attività sportive, ma anche di avvicinarsi al perimetro esterno del santuario, pena la morte. Nel mondo cristiano, per esempio, quasi mai per scelta, riceveva una dote, ma non aveva il diritto di amministrarla, né era libera di fare testamento, e doveva occuparsi della sfera del privato e sottostare fondamentalmente al marito. Ma per darvi delle date che possono sembrare, come dire, dei numeri, ma sono importantissimi, 1946 l'Italia ha dato il diritto al voto, in Svizzera nel 71 e forse fa ancora più impressione l'Arabia Saudita nel 2011. Quindi, come dire, è abbastanza difficile abbattere 2000 anni di storia. Ma non solo. Lo diceva la dottoressa Tajani prima. Se pensiamo alla lingua italiana, ultimamente mi è capitato di assistere in televisione ad interviste a donne dove la prima domanda è... Architetto, mi scusi che la interrompo. Le slide, corretto che siano ferme? Sì, esatto, è corretto. Sì, è corretto. Ci scusiamo. Prego, prego. Se doveva essere chiamata appunto avvocata, assessora, architetta, muratrice, per essere provocatoria. Però è la lingua italiana e quindi anche questo è un lavoro che si deve fare. Se pensiamo alla parola maestro, pensare alla parola maestro indica austerità, indica prestigio, indica un valore, no? A differenza invece se maestra è qualcosa forse anche un po' più di semplice, tutto sommato. Elsa Morante, la grandissima Elsa Morante, ci teneva a farsi chiamare espressamente scrittore, perché secondo lei la parola scrittrice sminuiva il suo peso specifico riducendola a, come dire, scrittrice di appunto libri rosa. E così la moda. Un campo a cui io sono molto legato e studio costantemente questo mondo in maniera antropologica, no? Tutte le scarpe da donna nascono prima da uomo, ma siamo intorno al 1850 fondamentalmente, quando gli stivali a un certo punto diventano accessibili anche alle donne, quindi diventano emblema di eguaglianza tra i sessi, ed è curioso che sia lo stivale, no? Però l'abbigliamento ha, come dire, ha segnalato segmenti della società, no? Se pensiamo alle tute blu o, come dire, ai colletti bianchi, ma fondamentalmente mai al femminile. La grande rivoluzione, visto il titolo, in realtà l'abbiamo intorno al 1920, quando un signore, in realtà si chiamava diversamente, ma gli piaceva farsi chiamare in maniera palindroma Tayat, realizza una tuta unisex adatta al lavoro e ad ogni stagione, fondamentalmente, con un cotone molto resistente, quindi veniva indossata sia dagli operai, uomini e donne, sia appunto da persone che volevano iniziare attività sportive. Il problema qual è? Che dobbiamo aspettare gli anni 60 per parlare invece di capi unisex, fondamentalmente, quindi con Pierre Cardin, ma quella fu veramente una rivoluzione. Ma, il territorio dove è più evidente il divario tra uomo e donna è nella comunicazione, nei media.
dove in realtà non c'è mai stata un'evoluzione, ma una involuzione, dove il corpo ovviamente prevale su il cervello. Quello che vedete sono alcuni esempi che attraversano i decenni, dove il maschio ha un ruolo dominante anche nelle mura domestiche, no? L'ultimo a destra è una famosa azienda di caffè, dove l'uomo picchia la donna perché appunto il caffè non era sufficientemente caldo, no? E questo è fondamentalmente il grande problema, no? Questi sono sfortunatamente dei tristi esempi che riguardano l'Italia, no? E come in realtà anche, vedete, la lingua italiana e il gioco di parole fa sì che si costruisca un immaginario collettivo, che si costruisca anche uno stereotipo nei confronti della donna, no? E quindi questo è... La domanda è necessario arrivare a questo tipo di claim, è necessario arrivare a questo tipo di comunicazione per essere vincenti o per catturare l'attenzione, no? Purtroppo in realtà è così. Ma una rivoluzione, se possiamo definirla, arriva con questa frase: we can do it. Siamo nella seconda guerra mondiale e c'era la necessità di costruire più navi. Quando l'America scende in campo, no? E quindi nel 1943, qualcosa tra il 41 e il 43, qualcosa come 8.000 donne sono entrate nel mondo del lavoro, dei cantieri, in quel caso del cantiere navale. Questa cosa non aveva assolutamente precedenza, tant'è che loro si sono... non sapevano ancora come muoversi, no? Dal punto di vista dei consigli. Io ve li ho messi, vi ho fatto l'elenco, vi ho messo in grassetto quelli più originali, no? Cioè la donna ben vestita, cioè non avevano il linguaggio, ma vedete come la parola molto spesso è importante, no? Anche se stiamo vivendo in una società dove sempre meno esistono parole e molto di più immagini, no? Però i gioielli non hanno posto in faccia, c'era il consiglio quasi, no? Di queste cose. E a un certo punto la cosa qual era interessante è che erano state ritenute accettabili e quindi una grandissima maggioranza di donne divenne saldatrice, elettricista, operatrice di macchine, tubista, meccanica. Insomma, vi ho portato anche delle immagini perché secondo me sono molto, molto interessanti e molto evocative. E in quel caso era nata la necessità di capire come vestirsi, qual era il... come dire, la protezione anche, che poi non esisteva fondamentalmente, siamo in anni in cui ancora tutto il mondo della protezione doveva arrivare, no? Però al di là dei guanti e degli occhiali, ecco, se, come potete vedere, non esisteva neanche un berretto o qualcosa che le proteggesse, no? E quindi via via negli anni, dagli anni 50 in avanti, è nata questa necessità di capire se la donna doveva vestirsi come un uomo o se la donna doveva mantenere un certo tipo di femminilità, no? Un certo tipo di... mi è capitato di leggere addirittura di dignità, no? Come se coprire il corpo fosse quasi un difetto, no? E anche questo è sbagliato perché, come dire, ci sono momenti di libertà e dei momenti invece dedicati e di concentrazione su altri momenti. Il grande problema è che dopo gli anni 50-60 si ritorna indietro e quindi c'è un'altra involuzione più che una rivoluzione, quando negli anni 80, fondamentalmente 85, arriva questa parola che si chiama body consciousness, l'idea che le donne avessero un corpo e che fosse più importante il corpo che l'abito, il corpo che la professione. E vi ho portato alcuni esempi per farvi capire, no? Cioè, a un certo punto il mondo del cantiere, il mondo del lavoro, il mondo maschile diventa territorio non per una parità di genere, ma in realtà per una sorta di gioco erotico, no? Dove c'è una provocazione, dove gli oggetti del mondo del lavoro diventano invece strumento di seduzione. C'è sempre purtroppo e sfortunatamente questo legame tra il corpo e il luogo, no? Cioè purtroppo è una tematica che vede la donna sfavorita. Questo è
un altro esempio, qui siamo nella musica, però sono comunque sempre gli anni 90 addirittura, quindi vedete che vi ho portato alcuni esempi macro. Questo è un video di un DJ che ovviamente ha ambientato in maniera naturalmente molto naif, ma non era certo l'ambientazione la cosa importante, il mondo del cantiere e le donne, no? E quindi vi consiglio di guardarlo, si chiama Benny Benassi, perché è assolutamente curioso. Questo è il mondo della moda, che fa un omaggio al cantiere o al mondo delle lavoratrici, quello è Moschino, questo è Calvin Klein. Vedete che in realtà sono molto diversi, ma tentano, probabilmente dietro c'è anche un tentativo ottimo, buono, no? Sincero, onesto di lavorare su una tematica così importante, no? E poi c'è stato il cinema. Vi ho portato solo due esempi, perché il cinema è ricco di naturalmente di tentativi maldestri o sublimi per aiutare la parità di genere. In questo caso vi ho portato due che li ho visti recentemente, uno non l'avevo mai visto, uno mi è capitato di rivederlo, uno è Flashdance, dove vi porto queste due immagini perché mi piace l'abbigliamento di Jennifer Beals appunto nel cantiere, e quindi il denim, mi piaceva moltissimo farvelo vedere. L'altro invece è un film macedone che ho visto la settimana scorsa, che si chiama Dio e Donna, che mi sembra che il titolo sia bellissimo come omaggio a tutte le donne che ci stanno ascoltando. Dio e Donna si chiama Petrunia ed è la storia di questa ragazza che non riesce a trovare lavoro e che per molti non dovrebbe neanche trovare lavoro. Lei ha anche una cultura, ha studiato, si è laureata, ma vive in una città dove è l'uomo che fa la differenza. E c'è una frase bellissima in cui lei fa un evento, lei fa una cosa, non ve lo racconto perché non voglio, perché preferisco che lo vediate. A un certo punto lei fa qualcosa che non avrebbe dovuto fare perché era appannaggio dell'uomo, e c'è questo dialogo tra un prete e l'ispettore di polizia che dice: Petrunia ha superato tutti i limiti possibili. E l'altro gli dice: sì, ma cosa ha fatto? E lui risponde lapidario: è donna. Come dire, dietro a il superamento di tutti i limiti, di tutte le difficoltà, oppure di tutto quello che non si deve fare, si può condensare in un'unica parola, cioè donna. E quindi, insomma, anche questo è interessante e smuove probabilmente anche delle tematiche. Questa è una foto che vi ho portato perché se voi scrivete su internet, provate a mettere la parola donne cantiere oppure abbigliamento, escono fondamentalmente stereotipi molto americani, no? La camicia quadri è forse uno degli elementi più che contraddistinguono il lavoro operaio, un certo tipo di lavoro ad appannaggio dell'uomo, no? E quindi cioè, l'idea che la donna si indossi un elemento così importante come una camicia maschile, anche questo è interessante. Però mi sembrava che questo potesse essere un elemento. Chiudo con forse la prossima rivoluzione, visto che stiamo parlando di la rivoluzione del quotidiano, che è la rivoluzione che riguarda la digitalizzazione e sempre di più lo smart working. Sappiamo che tutti in questo ultimo anno ci siamo confrontati con questa nuova con questo nuovo mondo, no? Che ci ha portato da un lato ad essere tutti come dei centauri, divisi esteticamente in un sopra e in un sotto, e dall'altro in Italia ad avere sempre di più una disparità di genere, no? Un recente sondaggio che vi ho portato fondamentalmente vede le donne meno attratte dalle professioni digitali. Ma invece... Non deve andare lì, deve uscire di lì. Scusi? Niente, forse c'è stato un errore, teniamo chiusi i microfoni. Prego, architetto. Dicevo, è sbagliato vederlo come un ostacolo, ma come un'opportunità di equilibrio tra vita privata e professionale, no? Anche questo è importante per condizioni di orario, per spostamenti, no? E quindi questo può essere un esempio per le nuove generazioni. Io di solito i miei interventi li chiudo sempre con una quote, una frase, questa mi piaceva moltissimo perché 1979 Margaret Thatcher cambia completamente il paradigma, diventa la prima donna a ricoprire una carica politica così importante, e lei fa questa affermazione. Ma chiudo con
un evento che è successo l'anno scorso. Durante il Festival della Bellezza, tenutosi a Verona a settembre del 2020, sono stati invitati tutti i maschi, tranne una. Quindi la bellezza, faccio una domanda e chiudo con una domanda. Quindi la bellezza è uomo? Grazie. Grazie, grazie molte, grazie per l'introduzione. Faremo tesoro senz'altro di quest'ultimo quote, ma anche di We Can Do It. Diciamo, ci portiamo a casa alcuni messaggi di cui possiamo fare tesoro. Mi fa piacere ricordare che nel PNRR c'era una linea, quella dell'equità sociale, di genere, di inclusione territoriale, quindi un tema che è sotto, diciamo, sotto osservazione anche nel nostro paese. Pare che nella nuova versione questa, il tema dell'equità di genere sarà invece una soluzione trasversale spalmata sulle altre missioni. Questo un po' per introdurre il tema, per capire che chiaramente è un tema di cui ciascuno si può occupare nelle proprie stanze, nelle proprie istituzioni, associazioni, ma poi deve essere chiaramente un tema condiviso e che entra nella cultura di tutti noi. Quindi grazie ancora per l'introduzione, per gli spunti e iniziamo il nostro viaggio. Come dicevo, chiedo a vi chiamo una per volta, così iniziamo a presentarci e un paio di minuti, chi siete e se ci date un numero, un dato che secondo voi è rappresentativo del rapporto delle donne al lavoro, donne cantiere e futuro. Quindi a voi un'idea per iniziare il nostro dibattito. Chiedo alla dottoressa Maria Cristina Pinoschi, vice direttore generale Città Metropolitana di Milano, il suo primo intervento. Grazie. Grazie, buongiorno. Per l'appunto sono Maria Cristina Pinoschi e sono il vice direttore generale, ma specificatamente mi occupo di infrastrutture perché sono il direttore dell'area infrastrutture della Città Metropolitana, quindi scuole, ponti, strade e cantieri sostanzialmente. Come sia stato possibile che una laureata in filosofia gestisse uno dei più importanti aree tecniche pubbliche dell'area metropolitana è nell'idea del cambiamento. Cioè, io sono stata messa lì al posto di un gruppo di ingegneri, un gruppo maschi, naturalmente, scusate, parlo al maschile perché erano tutti maschi, che in tutti questi anni erano riusciti a consolidare dei comportamenti lavorativi tali per cui non si arrivava mai a finire un'opera pubblica. Opere che giacevano nei cassetti da anni, opere che avevano bisogno di essere sistemate e opere che avevano bisogno di, come dire, di avere la chiusura tale per cui qualcuno si prendesse la responsabilità di chiudere quell'opera pubblica. E sul concetto di responsabilità si è giocata tutta questa partita che ha portato a me, che ho fatto tantissimi lavori, sempre belli, a fare il lavoro più bello che abbia mai fatto e quello più lontano da tutta la mia competenza e da qualsiasi capacità io pensassi di avere. Peccato che l'abbia fatto da vecchietta e quindi adesso imparo e poi fra poco me ne vado e la chiudiamo qui. Alcuni dati della Città Metropolitana presi dal Comitato Unico di Garanzia. Allora, sostanzialmente quelli che io ho ritenuto paradigmatici rispetto a quello che stiamo discutendo è che la 104, quelle giornate che si pigliano per occuparsi di qualche un altro, sono all'82% prese dalle donne. E lo smart working è quello ordinario, quindi non quello dell'emergenza, è al 67% usato dalle donne. I congedi parentali sono al 95% presi dalle donne. La maggior parte dei dipendenti della Città Metropolitana si colloca nelle categorie più basse. Cioè, noi abbiamo A, B, C, D, 210 sono in B, i funzionari, quelli diciamo dotati di una maggiore responsabilità, sono 97 fra le donne. Dato che si ribalta completamente sull'area maschile in cui sono 141 verso 114 quelli diciamo al minor livello di responsabilità. Questi sono i numeri, i dirigenti sono la maggior, nonostante che nella pubblica amministrazione la disparità di genere diciamo sia un po' contenuta, come nelle scuole del resto,
La maggior parte dei dirigenti sono dirigenti maschi e sono dirigenti tecnici che si scambiano i ruoli fra di loro da anni e anni, costruendo quasi una realtà incestuosa in cui queste opere pubbliche che durano 100 anni, comunque tutti ci hanno messo una firma su qualche pezzo di questo lavoro. Quindi di questo, se erano i numeri in 2 minuti che volevate avere, perfetto, sono questi. E la ringraziamo molto, e tra l'altro ci ha già introdotto un tema, poi vorremmo capire qualcosa di più di come una laureata in filosofia riesce a gestire questa sua avventura di scuole, di ponti e di infrastrutture. Ma facciamo il secondo giro. Chiedo ora alla dottoressa Antonella Iacoviello, responsabile comunicazione in Lombardia, un flash e appunto un dato, un numero, una considerazione. Prego. Buongiorno a tutti, vi ringrazio gli organizzatori, diciamo, per questo evento. Io sono appunto Antonella Iacoviello, sono responsabile della comunicazione in Lombardia e porto prima di tutto i saluti del direttore regionale della Lombardia, un'altra donna, Alessandra Lanza. Il dato che metto in evidenza chiaramente è un dato infortunistico, perché diciamo il tesoro INAIL è soprattutto anche dei dati. E dunque è importante sottolineare che l'incidenza infortunistica delle donne nel quinquennio consolidato, che va appunto dal 2015 al 2019, ci dimostra che circa il 36% degli eventi denunciati hanno riguardato le donne. Se affrontiamo inoltre e caliamo, diciamo, la nostra osservazione guardando nello specifico il mondo delle costruzioni, vediamo che gli eventi indennizzati per donne nelle costruzioni sono circa pari al 2% nel quinquennio di osservazione consolidato. Poi per il 2020 bisogna fare un discorso a parte, che però secondo me non si può non fare, perché anche nel 2020 le donne sono protagoniste del mondo, ahimè, degli infortuni sul lavoro, perché causa il SARS-CoV-2 noi abbiamo assistito a una grandissima contrazione dell'occupazione nei primi 9 mesi dell'anno, dovute alle politiche di contenimento che sono state varate dal governo proprio per contenere il virus. Ma è anche vero che nell'ultimo trimestre chiaramente l'occupazione e anche, diciamo, le attività sono ampiamente riprese e dunque l'indice infortunistico è salito. Perché vi parlo anche del 2020? Perché per i contagi da SARS-CoV-2 circa il 70% dei casi di contagio hanno riguardato le donne e il 30% gli uomini, mentre questo dato va in controtendenza se andiamo a vedere gli infortuni mortali da SARS-CoV-2, dove la percentuale tocca circa l'83% gli uomini e il 17% le donne. Dunque vedete che, diciamo, seppur in chiave diversa, diciamo, la situazione femminile è una situazione di grande osservazione, come già hanno detto le madrine, rispetto anche alla situazione femminile, gli interventi di coloro che mi hanno preceduto, che comunque ha una sua fotografia molto nitida anche nei dati infortunistici. Grazie molte, grazie. Proseguiamo. Ingegner Claudia Sterini, Agrate Castelletto Site Manager. Buongiorno a tutti, grazie prima di tutto per l'opportunità di partecipare a questo interessante evento che ritengo celebri e unisca due delle parole che amo di più, donne e cantiere, e che comunque non è così usuale trovare affiancate. Sono il direttore appunto degli stabilimenti e dei siti di Agrate Brianza e Castelletto della ST Microelectronics, che è una delle maggiori società di semiconduttori al mondo che si occupa della progettazione e realizzazione di componenti elettronici. Quindi sono un po' una voce fuori dal coro. Nel mondo siamo circa 46.000 dipendenti, dei quali 7.800 ricercatori, 11 siti produttivi e 16 siti di ricerca e sviluppo. E in Italia siamo circa 10.700 dipendenti, dei quali quasi un terzo appunto sono ricercatori. Il sito produttivo di Agrate è fra i principali di ST ed è il più grande in Italia, con 4.700 dipendenti, comparabile con un altro sito che abbiamo a Catania, ed è un sito sempre produttivo. E mentre il sito di Castelletto, che si trova a Cornaredo, alle porte di Milano, è un centro di ricerca e sviluppo con oltre 1.000 dipendenti. Per un'azienda come la nostra, che fa dell'innovazione la linfa vitale della propria attività, il capitale umano è fondamentale.
ed in particolare lo sono i giovani laureati in ambito STEM, il percorso scientifico. E ST è impegnata da anni nel promuovere appunto il percorso STEM e tra i giovani, con iniziative nelle scuole secondarie e superiori secondarie e negli ultimi anni anche nelle scuole medie e anche nelle primarie. Convinti della necessità e dell'opportunità di anticipare il momento nel quale creare curiosità ed interesse nei ragazzi. È un messaggio esteso a tutti, anche se mi sentirei di dire soprattutto alle ragazze, in quanto, ed è questo il numero che vorrei proporre in questa tavola rotonda, purtroppo in Italia sul totale delle ragazze iscritte all'università solo il 18% frequenta facoltà STEM. Ed è un numero che stenta a crescere negli ultimi anni. E per contro, prendendo come campione di riferimento il corso di laurea magistrale in ingegneria, sia il voto con il quale si laureano le donne ingegnere, sia la percentuale di loro che completa gli studi sono superiori, anche se di poco, a quelli dei colleghi uomini. A dimostrazione, ritengo, che il talento e la determinazione delle donne nel poter far bene anche in questo mondo, che non è arido e non è prettamente maschile, sia una realtà da coltivare e diffondere e che quindi oggi quale migliore opportunità per poterla discutere e divulgare. Grazie, grazie molte. Mi sembra che su questo tema STEM c'è una grande attenzione anche delle grandi aziende che cercano di fare di questo percorso, quindi forse è interessante vedere come da un lato le istituzioni e dall'altro il mercato in realtà possono aiutare a promuovere e incentivare questi percorsi nei giovani e nei giovani talenti. E, dottoressa Gloria Domenichini, direttore generale di Assimpredil. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Scusate 3 secondi, ma non riesco a star zitta sulla provocazione del relatore. Io ho fatto un percorso lunghissimo anche di carriera manageriale, ma mi hanno insegnato che anzi, manager non vuol dire assolutamente pensare da uomo. Tanto è vero che ero in classe con gli uomini a cui insegnavano a pensare da donna, perché la tipologia di approccio femminile dopo gli anni 80 si è dimostrata nelle aziende molto più efficace per la capacità di far squadre, cose che sappiamo. Scusate, ma non posso mai stare zitta. Io volevo, ritornando al cantiere, il peso delle donne come presenza fisica oggi è meno del 10%. Dai dati di filiera, ve lo dico come direttore dell'associazione di categoria di Confindustria dell'edilizia Lance. Invece, a mio giudizio, in questo periodo non c'è una grande differenza di genere se invece parliamo del settore edile inteso come filiera, la promozione immobiliare, la progettazione, l'esecuzione, la vendita, la manutenzione e la gestione. È evidente che c'è un riequilibrio di genere molto rapido in questo settore se consideriamo la filiera. L'evoluzione digitale sicuramente anche in edilizia ha aperto nuove opportunità alle donne, che sono comunque opportunità sempre basate comunque sulle competenze distintive. Comunque anche oggi le donne devono essere competenti, altrimenti diciamo la loro strada è sempre molto più complessa. Da questo punto di vista devo dire mi pare che poco sia cambiato nei 40 anni della mia carriera lavorativa. Quello che invece è cambiato, ed è importante questo cambiamento perché in parte anche noi donne che in questi anni abbiamo assunto ruoli di vertice abbiamo contribuito a cambiarlo, è che quello che è cambiato nel lavoro è che si premia la capacità di lavorare in rete rispetto alle gerarchie. Internet ha dato uno scrollone definitivo a questa logica del detenere informazioni e potere, quindi io che sto al vertice ho potere perché so. Ecco, internet, il mondo digitale ha fatto crollare questo mito e questo ci ha aperto molte opportunità perché tante donne che erano nei secondi e terzi livelli hanno potuto cogliere questo treno e quindi far valere anche le loro competenze attraverso il digitale. Per tanti anni io sono stata l'unica donna in un sistema confindustriale fatto da uomini. Il mio primo giorno di lavoro l'ho fatto in Confindustria Brescia insieme ai siderurgici, per cui pensate voi. C'erano tantissimi colleghi maschi, ma oggi la mia carriera poi è stata tutta in Confindustria e dove sono stata scelta perché dovevo creare, dovevo costruire, dovevo diciamo creare delle competenze distintive. Oggi in Assimpredil abbiamo il 50% dei dirigenti donna,
di cui una sono io, il 59% dei funzionari è donna e il 66% del restante personale è donna. Molte delle donne, anche degli uomini, li ho selezionati e assunti io. Quindi credo che questo, diciamo, questo cambio, questo punto di arrivo, almeno nel sistemi di gestione confindustriali, oggi sia evidente. Tutto bene? No, non va tutto bene, ma sono fiduciosa. Parlando di edilizia, oggi le donne che ricoprono nelle aziende di costruzioni ruoli di vertice sono pochissime. Le donne che aprono nuove imprese quasi inesistenti. Le donne che ricoprono ruoli strategici, anche tecnici, invece stanno crescendo e si sta anche superando il pregiudizio di genere sulle attitudini. Per stare in edilizia deve avere potenza fisica, resistenza. Il cantiere 4.0 ha evidenziato le capacità e i talenti delle donne che nulla hanno a che fare con i luoghi comuni dell'edilizia. Quindi i potenziali ci sono, come se ci sono. Quindi tocca a noi saperli cavalcare. E devo dire che rispetto al problema che ha il nostro settore di essere un settore poco appetibile per i talenti in generale, maschi o donne che siano, si fa molta fatica a trovare degli ingegneri disposti a lavorare nel settore dell'edilizia. Credo che forse questa possa essere un'opportunità per le donne. Grazie, grazie dottoressa Domenichini e Regina D'Albertis, Presidente Giovane Imprenditore ANCI Nazionale, magari commenta alcuni dati che sono stati detti, però il tema penso del rapporto nella filiera mi sembra molto interessante e sfidante, quindi se su quel 10% iniziale poi in realtà nella filiera si va a incontrare quell'equità di genere che poi porta di nuovo valore aggiunto. A te qualche dato o qualche commento su questi numeri? E il microfono gentilmente. Fatto, scusate. Buongiorno a tutti, ciao Paola. Sì, allora, una brevissima presentazione. Io appunto sono, come dicevi tu Paola, presidente dei giovani costruttori ANCE e invece come attività imprenditoriale appunto lavoro in un'azienda di costruzioni storica milanese e quindi ho questo doppio ruolo, posso rappresentare appunto la situazione nei due ambiti. Allora, concordo pienamente con tutto quello che appunto è stato detto prima di me dalla dottoressa Domenichini. Nel cantiere vero e proprio, quindi nel cantiere, ma lo dico anche vedendo i dati della mia azienda, le donne sono veramente poche. E secondo me nel cantiere vero e proprio funzioni appunto di lavoro, quali possono essere quelle da operai, rimarranno sempre poche. Quello che sta aumentando è tutta la filiera correlata, ma anche la filiera che arriva fino in cantiere. Se voi vedete, questa è anche un'esperienza personale, ad esempio tutti i ruoli di coordinatori della sicurezza o di project manager, che quindi vanno abitualmente in cantiere per appunto visionare l'andamento dei lavori, quindi non operano in cantiere ma vanno abitualmente in cantiere, le donne stanno aumentando. Lo vedo da me in azienda, ma lo vedo anche parlando con altri operatori, per non parlare poi appunto della filiera ancora più estesa, quindi che non va propriamente in cantiere, quindi tutto il mondo della progettazione o della progettazione costruttiva tecnica che c'è nelle imprese, tutto il personale amministrativo delle imprese di costruzione, per poi arrivare alla filiera più estesa, quindi anche tutto il mondo della produzione. Però se ci vogliamo concentrare alla parte di cantiere, che è quella diciamo di cui magari stiamo discutendo di più oggi, è importante vedere come questi ruoli che vi sto dicendo, di coordinatori della sicurezza, di project manager, che stanno andando oggi in cantiere, hanno una capacità organizzativa e di riuscire a conciliare e ad arrivare a risolvere la situazione anche con i modi propri di una donna, che devo dire che in molti casi sono più efficaci di quelli che può avere l'uomo. Gloria diceva una cosa, dottoressa Domenichini diceva una cosa molto importante prima, una delle peculiarità della donna rispetto all'uomo è la sua capacità di fare squadra, e il cantiere è un luogo in cui è importante riuscire a fare squadra, perché a differenza di tutti gli altri settori industriali è comunque un luogo dove la manodopera è ancora importante, quindi il coordinamento tra tutti le maestranze presenti in cantiere è fondamentale, quindi fare squadra è centrale. Quindi secondo me questo porterà via via sempre a un aumento di queste competenze. In azienda da noi, noi siamo circa 65 persone, di cui abbiamo una maggioranza di donne,
donne, circa un 55% di donne. Devo dire che tante donne attualmente sono nella parte amministrativa, però negli ultimi anni abbiamo assunto anche personale appunto più tecnico, che appunto ha rappresentato da donne. Un esempio, il nostro responsabile di tutta la sicurezza, e quindi che va abitualmente in cantiere e coordina tutto, è un ingegnere di 40 anni e devo dire che grazie alle sue competenze, perché la competenza è fondamentale, riesce a mettere in riga e a coordinare nel modo più veramente più efficiente rispetto a diciamo personale maschile che avevamo precedentemente, in un modo straordinario. Grazie Regina, e stiamo andando a completare un po' il titolo, quindi il talento e le competenze delle donne probabilmente è per ora la sintesi che stiamo raccogliendo. Avvocato Daniela Privitera, direttore Cassadire di Milano, Lodi, Monza e Brianza, di nuovo un numero, un dato secondo te significativo per avviare il nostro confronto. Sì, buongiorno a tutti. Anzitutto volevo ringraziare per questa giornata, questa iniziativa che permette di accendere una luce per svolgere una riflessione concreta su quello che è attualmente il cantiere e quelle che sono le possibili prospettive. Sicuramente il mio intervento è un po' più complicato, perché dopo aver sentito gli interventi delle altre relatrici, in particolare della dottoressa Domenichini e dell'ingegner De Albertis, molti dati sono stati, tra virgolette, anticipati. Allora, brevissima, per quanto riguarda quello che è il mio percorso professionale, mi sono sempre imbattuta nella realtà del cantiere, anche se con modalità diverse, quindi prima come avvocato, poi mi sono occupata delle relazioni industriali per l'associazione dei costruttori e da ultimo attualmente rivesto il ruolo del direttore della Cassa Edile. Come tutti sapete, la Cassa Edile rappresenta un osservatorio privilegiato per quantomeno osservare, estrarre dei dati, capire l'andamento. E come già anticipato dalla dottoressa Domenichini, la percentuale di incidenza delle donne titolari di impresa si aggira intorno al 10%. È un dato ancora molto, molto contenuto, ma devo dire abbastanza stabile, perché dal 2015 al 2020 sostanzialmente questo dato è in leggera crescita. Passiamo dal 9,2 al poco più del 10%, mentre se si porge lo sguardo a quello che è il mondo operaio, la percentuale è davvero infinitamente inferiore, perché parliamo di uno 0,2%. Nel 2020 in Cassa Edile abbiamo registrato la presenza di 116 operaie su oltre 50.000 lavoratori. Per quanto riguarda il discorso della nazionalità, in genere complessivamente noi abbiamo circa poco più del 50% degli operai in generale sono di nazionalità ormai straniera, mentre per quanto riguarda queste 116 lavoratrici, 33 sono straniere, mentre il resto sono italiane. Ho cercato di capire anche quello che è il tipo di inquadramento di queste donne, e circa la metà sono inquadrate come operaio comune, quindi a conferma insomma di quelli che sono i dati statistici noti, per cui il livello di retribuzione della donna è generalmente più basso. Non abbiamo dati particolarmente attendibili su quelle che sono le effettive mansioni che queste donne svolgono. Però diciamo che è convinzione comune che una buona parte di queste donne operino in cantiere come restauratrici. E anche su questo bisogna riconoscere che il contratto collettivo dell'edilizia non detta una specifica disciplina per la figura del restauratore / restauratrice, anche se
per svolgere questo tipo di attività devono possedere un alto livello di professionalità, di competenza, di formazione, di istruzione e quindi dovrebbero essere inquadrati quantomeno come operaio specializzato di quarto livello. Ma è dai numeri in mio possesso solo 20 lavoratrici su 116 hanno questo tipo di inquadramento. Ora, le condizioni di lavoro di queste donne in cantiere, che è insomma un luogo per antonomasia caratterizzato dalla componente maschile, sono comunque delle condizioni di difficoltà, si pensi alla gestione degli spogliatoi o dei bagni. Ma per chiudere e tornando un po' a quello che è già stato detto, cioè resta il dato oggettivo che le donne nel tempo si sono ritagliate uno spazio crescente in cantiere, però in ruoli diversi, cioè a parte le restauratrici, guardo al mondo dell'imprenditoriale, guardo al mondo della progettazione, guardo al mondo della sicurezza. Grazie, grazie molte. Quindi il mondo imprenditoriale della progettazione, probabilmente anche del management, come si faceva prima riferimento, con un grande aiuto e sicuramente una grande leva data in questi anni dalla digitalizzazione. Dottoressa Federica Casaldieri, responsabile del processo di vigilanza dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord-Ovest, e a lei per un saluto e per un numero, un'osservazione per iniziare. Grazie, buongiorno a tutti. Anche io porto i saluti del mio direttore, che è una donna, la dottoressa Muscatello. Io sono la responsabile del processo coordinamento vigilanza dell'Ispettorato Interregionale del Nord-Ovest, che ha competenza sul territorio lombardo, ligure, piemontese e in Valle d'Aosta. Qualche numero. I funzionari che ricoprono posizioni simili alla mia, quindi funzionari responsabili di qualche processo, sono 61 donne e 30 uomini. I dirigenti questo per il territorio interregionale nord-ovest. I dirigenti donne sono 9, maschi sono 11. Direi che i numeri sono abbastanza confortanti, come è stato detto, è stato citato dalla dottoressa Pinoschi, nella pubblica amministrazione noi abbiamo una situazione abbastanza fluida e abbastanza equilibrata tra uomini e donne. Però poi ho un altro dato che è abbastanza sconfortante: su 6 posizioni dirigenziali generali, quindi posizioni apicali, a vertice della nostra amministrazione, la percentuale di donne al potere è pari a 0. Noi abbiamo un direttore generale che è un uomo e 5 direttori centrali che sono uomini. Ricordo in maniera così provocatoria che mentre ai ruoli di funzionario nella pubblica amministrazione si accede con concorso e parimenti avviene per i ruoli di dirigenti, i dirigenti centrali e i dirigenti generali sono nominati, quindi sono scelti da uomini, quindi probabilmente gli uomini scelgono ancora uomini. Grazie molte, grazie per i dati e per l'osservatorio che ci ha illustrato. Architetto Cecilia Ugoni, AD di Teikos Group, di nuovo forse un intervento che si avvicina a quello di Regina D'Albertis, che ci fa anche capire il ruolo di leader e di coordinamento di una struttura. E grazie quindi per un dato, per un'osservazione, per iniziare il nostro dibattito. Sì, grazie mille. Beh, innanzitutto mi fa piacere vedere che anche tra le relatrici di questo evento più o meno ci si conosce già. Abbiamo già avuto occasione di collaborare, di fare rete. Questa senz'altro è la grande capacità, no? che hanno le donne che credono in loro stesse, che hanno la fortuna di poter sviluppare un percorso professionale in cui credono. Io appunto sono amministratrice delegata, anzi vediamo se imparo ad usare bene i termini, di Teikos dal 2014, sono laureata in architettura e ho fatto un master in gestione urbana all'Università Politecnica di Catalunya. Prima del 2014 ho lavorato in Francia, in Spagna, nel tema della conservazione, nei cantieri di conservazione del patrimonio storico, e dalla Francia, dalla Spagna ho anche avuto occasione di lavorare in Nord Africa e in Sud America. Il ritorno in Italia, che è stato più o meno coincidente con l'inizio della mia avventura in Teikos, per me è stato uno shock culturale. Mi spiace spegnere gli entusiasmi.
In edilizia solo il 6% dei dipendenti sono donne. È un numero estremamente basso, dati Istat, che chiaramente con Teikos vogliamo modificare. Ma vorrei raccontare semplicemente un aneddoto, secondo me significativo. Appena entrato in Teikos, ho avuto un incontro con un imprenditore più o meno della mia età, di una storica rinomata impresa milanese con cui volevamo iniziare a lavorare. Ho presentato l'impresa, ho presentato anche le mie competenze, pensando insomma che vista l'esperienza fosse simbolo di garanzia, e gli ho spiegato come fossi entrata in Teikos perché mio padre, che l'aveva fondata 25 anni prima, considerasse che fosse arrivato un momento così di cambio anche generazionale. E come a sorpresa, questa signora mi ha sorriso e mi ha detto: e come mai non ha chiesto a tuo marito di farsi carico dell'impresa? Ecco, secondo me dobbiamo prendere atto che questo è il contesto culturale in cui viviamo. In Teikos il 38% di dipendenti, sto contando anche gli operai dentro questo dato, sono donne. Chiaramente la maggior parte fanno da capocommessa, anche con alcune funzioni dirette di coordinamento, diciamo di capocantiere, e per me è quotidiano vedere direttore lavori, anche donne, che vengono a chiedermi un uomo in cantiere. Cioè, purtroppo il soffitto di cristallo in edilizia è raso terra, ancora abbiamo un problema culturale in Italia che non mi sono trovata in Sud America e in Nord Africa. Sinceramente, secondo me dobbiamo prenderne atto, qui ci vuole un'azione quasi violenta proprio per ribaltare questo pregiudizio di genere che ci troviamo ad ogni passaggio. E, quindi vabbè. Grazie, molto, molto, molto chiaro, e da qui partiamo anche poi nel prossimo racconto, nel racconto delle storie, forse anche questo tema dell'internazionalità, per chi ha esperienza ci sarà utile, se qualcuno vorrà fare un accenno di cosa ha vissuto e di cosa ha intuito che accade fuori dal nostro paese, se ci sono modelli, se ci sono riferimenti dai quali possiamo imparare o che assolutamente non dobbiamo, diciamo, traguardare. E chiudiamo il nostro giro, chiedo all'ingegnere Anna Minotti, direttore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, il suo primo contributo. Buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito. Come è stato detto, sono Anna Minotti, direttore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. Il numero che ho scelto è 150.000, che è il numero delle donne in Italia laureate in ingegneria, pari al 19% del totale dei laureati in ingegneria. Di questo 150.000, circa il 40% ha un'età inferiore ai 35 anni. La fascia dei 35-64 anni è circa del 57,6%, mentre solo il 2,5% ha un'età superiore ai 65 anni. Un ulteriore dato: le donne ingegneri aderenti al sistema ordinistico nazionale sono 39.000, il 16% del totale degli iscritti. Sono dati positivi, nel senso che sono in aumento. E con questo ho sintetizzato. Sintetizzato e apprezziamo. Vedo che l'ingegnere Amalia Ercoli Finzi applaude, diciamo, sono dati soprattutto su quello 2% finale che ci fanno capire, insomma, come è andato un trend, ma forse di nuovo c'era questo tema delle laureate, stime e altro che ci possono in qualche modo far intravedere un percorso diverso. E quindi riprendiamo il nostro viaggio. Questi numeri trovo fossero importanti per mettere delle basi solide ad un ragionamento che forse va avanti ora su racconti più personali, storie di ciascuno di voi, ma che in realtà riguardano probabilmente altre centinaia, migliaia di donne e che si inseriscono in quei numeri che voi avete dato. Un tema che penso interessi però tutti, non è un panel molto al femminile, ma è un racconto in realtà del nostro paese e che servirà a uomini e donne e per costruire una squadra di cantiere del prossimo futuro, ma probabilmente anche già in qualche caso del presente. Quindi ripartiamo, dottoressa Maria Cristina Pinoschi, a lei quindi la parola per raccontarci qual è stata la sua esperienza e il contributo che ci vuole portare, in questo evento promosso, tra l'altro ripetevo, dall'Ente Unificato Formazione e Sicurezza. Il tema della formazione oggi è decisamente centrale. Prego. Allora, per provenienza anche culturale, chiaramente il fatto che nella riorganizzazione della città metropolitana avessero deciso
di incaricarmi di questo lavoro era un po' una sfida, che diceva vediamo com'è che si riesce a cambiare la cultura, perché non è un problema di cambiare le competenze, perché le competenze dei nostri ingegneri, architetti, geometri, ragionieri ci sono, e semplicemente di diverso dai discorsi che ho sentito molto interessanti prima di me è che la pubblica amministrazione ha una struttura tale per cui non valorizza le professioni tecniche. Anzi, sono le professioni tecniche che ricevono più danno, perché nel tempo assumono più un versante di tipo amministrativo rispetto a un versante di tipo pratico e di innovazione. Le loro competenze vengono cristallizzate più o meno all'epoca dell'assunzione, e da lì in poi viaggiano un po' come se non avessero bisogno né di implementazione né di aggiornamento, e quindi dopo un po' di tempo diventano, come dire, dei bravi burocrati, dei burocrati, bravi no, perché i burocrati bravi sono un'altra cosa, comunque dei burocrati che antepongono diciamo l'applicazione della norma all'efficacia del lavoro. Quindi quando tu dici ma mi spiega quando è, perché io partivo dalla base, dico quando è che un lavoro inizia e quando finisce, domande stupide, ma ho capito che è difficile rispondere, perché tutti i lavori che io credevo conclusi in realtà non erano finiti, perché mancava il collaudo, mancava una roba, ne mancava un'altra, nel senso che è una professione che io mi aspettavo rigidamente tassonomica, e invece diventa, come dire, al massimo della creatività. Si dimenticano una cosa, ne fanno un'altra, si preoccupano di una cosa invece di un'altra, ma l'ultimo degli obiettivi che io vedo è il fatto di finire qualche cosa. Perché? Perché per noi finire significa acclarare che l'iter amministrativo e burocratico e anche di spesa, da quando la cosa è stata fatta a quando viene, come dire, chiusa con la rendicontazione, eccetera, ha un nome e un cognome di responsabilità, che è l'ultimo che scrive. Questa cosa chiaramente è stata una questione difficile da affrontare, perché l'identità professionale è molto più determinata rispetto a altre figure professionali con cui io opero. Cioè l'ingegnere ambientale è diverso dall'ingegnere che sta sui cantieri. Ha proprio una cultura, una formazione molto diversa. È molto più flessibile, è molto meno identitario rispetto al lavoro, e risulta più facile, dico l'ingegnere maschio o femmina che sia, e questo secondo me cambia moltissimo l'approccio, un approccio molto difensivo, in cui la norma diventa la norma, quello che dice la legge diventa l'elemento non di progresso, ma un elemento ostativo che viene vissuto quasi in modo rivendicativo nei confronti dell'amministrazione. Cioè, nel senso che l'amministrazione, che ha l'autonomia molto collocata sulla dirigenza, ha invece dei passaggi intermedi che in altre professioni non ci sono, tipo il RUP, il direzione dei lavori, che esercitano un'autonomia altrettanto sia per fare le cose sia per non farle. Quindi quando ho dovuto mandare la sesta circolare sul decreto semplificazione, che in parte lo è e in parte non lo è, quello che avviene effettivamente è che la maggior parte dei miei collaboratori, sono quasi 400, quindi stiamo parlando di numeri importanti, lo vedo nell'occhio che cerco in tutti i modi di non applicare la semplificazione, associando un concetto di deburocratizzazione e semplificazione a un concetto di maggior responsabilità personale. Questa cosa fa sì che io, che ho ben consapevolezza che devo alleggerire le norme e devo assolutamente far partire tutti i cantieri, perché sono quelli che faranno in qualche modo ripartire l'economia, ho tutti dei freni continui sull'operatività dei lavori. È una cosa, quando lo dico, lo stiamo facendo. Ho scoperto che nel mondo mio, questo attuale, lo stare facendo vuol dire che lo farò fra 3 mesi. Mentre io ero convintissima che dire lo sto facendo, forse che dietro l'angolo c'era già la lettera d'invito per le imprese, c'era già tutto. Questa questione è una questione seria, perché
i formatori, gli ingegneri e gli architetti con cui opero non hanno l'idea del tempo. Il tempo è un flusso continuo. Fare una cosa oggi e farla fra un mese è uguale, è semplicemente un livello quasi psicologico di intercapedine d'ansia che metto nel far partire le cose. Il fatto continuo, ci sono delle battaglie che faccio così quasi di testimonianza, tipo come fa un cittadino che non sa un cavolo di perché c'è un blocco sulle strade, perché non gli spieghiamo un po' più di trasparenza su questi cantieri. Mi tirano fuori il codice della strada, siamo quasi al codice barbaricino prima di mettere una roba che dice scusate, vi stiamo rompendo le scatole, sono due mesi che vi teniamo su una corsia sola, è perché stiamo facendo questo e quest'altro, che mi sembrerebbe il minimo di normalità nel farle cose. No, perché io devo prima porre il problema del codice della strada, dei comuni vicini, cioè c'è un mondo, come dire, che davvero è complicato da attendere. Quello che io vedo sulle donne, perché questo mi pare l'argomento, sono poche, da noi sono veramente poche, sono molto brave, spesso con due lauree, e fanno una battaglia strenua di riconoscimento e la vanno a cercare negli uomini, quindi secondo me la vanno a cercare nel posto sbagliato. Perché la vanno a cercare nel posto sbagliato? Perché chiaramente nel momento in cui l'organizzazione del lavoro non è fatta per i tempi delle donne, diventa che il cantiere, tipo i cantieri dobbiamo farli solo di notte, e vabbè, solo di notte c'è un'organizzazione da mettere insieme per poter stare fuori la notte a guardare un cantiere. È chiaro che la mia amministrazione preferisce disturbare il meno possibile chi frequenta le strade, però è anche vero che il lavoro notturno è un lavoro che ha alti livelli di rischiosità, ha bisogno di un'organizzazione diversa e bisogna tenerne conto. Il fatto che la pandemia, secondo me, ha cambiato delle cose, cioè non è che non sono cambiate, ha cambiato anche l'idea della cura. L'idea della cura perché ci siamo improvvisamente resi conto che dovevamo essere più protettive nei confronti sia dei nostri figli, ma anche dei nostri genitori, in contemporanea. Siamo una generazione, scusate, dico una cosa bruttissima, comunque che vive troppo a lungo. Rimane per troppo tempo figlio di qualcuno e rimane per troppo tempo genitore di qualcun altro. Nella storia questa fase è una fase estremamente lunga che ci sta coinvolgendo e a mio parere questo aspetto della protezione e del prendersi cura è un aspetto che dobbiamo cambiare nel prendersi cura anche del cantiere, del lavoro e certe cose. Questa è una capacità, non è un danno. Certamente è stato e è molto stressante per le persone che lavorano da remoto conciliare questa complessità e tener conto di tutto questo, cioè di dover dar più affetto, insomma, una cosa un po' così. Che mi pare che non sia un vantaggio, no? Tutta questa protezione. L'altra cosa è che la tecnologia c'è poco nei nostri cantieri. Ci sono poco due elementi che io trovo. La tecnologia come elemento programmatorio, no? I nostri uomini di cantiere lavorano sull'emergenza, gli piace da morire, gli parte l'adrenalina, gli parte la giovane marmotta, gli parte il boy scout, prendono, partono, guarda. Il casino lo adorano. Noi siamo più portati alla programmazione, siamo più portati alla previsione delle cose. E questa cosa, la tecnologia ci aiuta molto con parecchi strumenti. Ho appena scritto una roba su 11 strade che sono le mie strade, diciamo, che sto presentando ai cantonieri, a tutte le persone. Partiamo dal controllo di 518 manufatti, ponti con strumenti di scannerizzazione che si basano sugli interventi aerospaziali, partiamo da piccole cose sulle macchine cantoniere, degli accelerometri che controllano, ormai su tutto, che controllano come è fatto il manto stradale e quindi mi permette di programmare l'intervento su strada, perché il mio obiettivo è che l'intervento su strada, quello pericoloso, sia programmato, non sia vado lì perché succede un macello, per quanto gli piaccia.
L'altra cosa è che come pubblica amministrazione, poi scusate mi chiudo subito, è che abbiamo poca competenza di che cosa abbiamo. Cioè la proprietà di un manufatto non si sa mai di chi è. Per cui questo per le pubbliche amministrazioni significa non avere contezza precisa di che cosa ti stai occupando. Non avere contezza che ripristino post incidente significa che è stato sistemato il guardrail, e la sistemazione del guardrail vuol dire che quel guardrail è nuovo e quindi devo capire come certificarlo in modo che non sia uno dei miei interventi fondamentali. Scusate se mi metto su queste storie che chiaramente hanno poco magari su femminile, ma però ecco, se le donne riuscissero a operare, io ho uno staff solo di donne, lo specifico perché sono le uniche che sono capaci di lavorare per obiettivi, quindi gli altri mi pigliano in giro, girano per il mondo, mi specificano i titoli, però poi quando li metto a fare qualcosa, cioè il fare è come dire un elemento un po' meno noto del pontificare in questo mondo, in cui tutti mi spiegano la regola tecnica tale per cui cioè succede poi tirano talmente in lungo le opere che escono delle leggi, quindi bisogna tutto ricominciare da capo, no? Escono delle norme, tipo questioni idrogeologiche, quindi ricominciando da capo, cioè c'erano delle opere che io credevo fosse finita quando ero bambina, ancora mi dicono che devono ancora partire, per cui una incapacità di percezione di come va il mondo, e questo è un problema sui tempi. I tempi possono essere così dilatati eterni, uno non può non rendere conto. La strada è un fatto fondamentale che è fatta da tanti, è fatta da un sopra e fatta da un sotto. Sotto abbiamo un mondo, la strada, abbiamo i sottoservizi, ma abbiamo anche le terre, abbiamo gli animali, abbiamo un sacco di cose. Sopra abbiamo dei manufatti, e il manufatto di per sé è di chi lo possiede, quindi in questo caso parlo di città metropolitana, ma contemporaneamente di chi lo frequenta. E chi lo frequenta, chi lo costruisce, chi lo frequenta. Una scarsissima capacità relazionale. Quindi la incapacità di gestire il rapporto con l'impresa fa sì che i miei controllori di cantieri, come li chiamano i direttori di lavoro, siano spesso succubi e non interlocutori. Quindi l'incapacità di gestire una negoziazione perché complici del portare più in là possibile qualsiasi operazione. Quindi io credo che su questa cosa ci sia una riflessione, perché noi donne abbiamo, secondo me, al di là delle competenze, maggior capacità programmatoria, maggior capacità di gestire il tempo, perché lo proviamo con tutte le molteplici cose a cui siamo chiamate a fare, e anche, secondo me, dovremmo invece incentivare la capacità di dire di no quando la cura è mal riposta. Grazie. La ringraziamo molto, dottoressa Pinoschi, per gli spunti. Di nuovo, all'inizio parlava delle responsabilità tecniche e della PA, che mi sembra un tema che può tornare e può fare gioco nell'ambito della filiera. La responsabilità, la gestione e poi quei concetti di tempo e cura, diciamo, possono restare, diciamo, nel nostro confronto. Quindi davvero grazie per il racconto, che è una storia personale, ma in realtà è una storia che ha diverse sfaccettature, che riguarda ciascuno di noi. E, dottoressa Antonella Iacoviello, prego per il suo intervento. Sì, diciamo che su questo intervento io ho pensato di riporre l'attenzione sul tema della formazione. E chiaramente INAE si occupa di sicurezza, non si occupa solo anche di tutela, e si occupa anche tanto di ricerca, che è un ambito che insomma si conosce meno nel nostro istituto. E nell'ambito della sicurezza chiaramente non posso non raccontare la positivissima esperienza che abbiamo avuto con ESNCPT e con tutto il sistema diciamo lombardo delle parti sociali, che ha preso in qualche modo, ha collaborato a questo progetto molto interessante di supervisione nei cantieri. E lo definisco un progetto di supervisione che poi in realtà è stato finalizzato a un'attività formativa molto concreta, che in realtà sta ancora proseguendo, ha avuto chiaramente delle fasi di arresto causa, diciamo, la pandemia, ma ci stiamo lavorando, anzi, a un progetto nuovo, molto interessante e molto digitale, di cui vorrei condividere con voi i contenuti. Tutto parte sostanzialmente nel 2016. Nel 2016 c'è questo protocollo d'intesa per il quale si decide
di fare formazione on the job. Io sono, oltre a un comunicatore, ho dimenticato di dire nella presentazione, io sono prima di tutto un formatore, faccio questo mestiere da 11 anni e la formazione di INAIL è interna all'istituto dagli anni 80, dunque noi come ente abbiamo una grande storia formativa e la formazione degli adulti, voi lo sapete meglio di me, è molto diversa che la formazione dei ragazzi, degli adolescenti, dunque si basa su dei principi completamente diversi dove noi dobbiamo in qualche modo abbattere per ricostruire, mentre nei ragazzi noi in realtà costruiamo. E dunque diciamo che ci sono una serie di scogli da dover, sicuramente culturali, questi quanti ne volete, ma scogli legati anche all'effettiva necessità. Ecco, io mi infervoro molto quando parlo di formazione perché troppo spesso, e lo vediamo con la rassegna stampa di tutte le mattine, leggendo gli infortuni mortali, di cadute dall'alto, molto frequenti ahimè nell'edilizia, che la formazione non è un adempimento. La formazione degli adulti dobbiamo toglierci dalla testa che è un adempimento. Non è un adempimento. La formazione è prima di tutto la capacità di far vivere a delle persone delle esperienze e correggere con estrema educazione un comportamento scorretto, ma non perché qualcun altro, perché studiato e deputato a correggere un comportamento scorretto, ma semplicemente perché questo qualcun altro cerca di aprire un percorso di consapevolezza nelle persone che da anni faticano in un settore come quello delle costruzioni, molto duro, molto complesso. E qui il ruolo delle donne è stato fondamentale perché l'osservazione fatta sui cantieri, hanno aderito a questo progetto circa 848 cantieri tra piccole, medie e grandi, ha permesso a questo team che ha partecipato in questa osservazione ad analizzare e a supervisionare quelle che erano le attività particolarmente pericolose, cioè quelle che erano le attività in cui si ricorreva più frequentemente il comportamento non corretto. Poi mi insegnate che nei cantieri non c'è soltanto il muratore, non c'è soltanto il carpentiere, ci sono tantissime professionalità. Dunque questa osservazione ha in realtà in questi anni permesso di osservare circa 9.757 attività, sommando chiaramente le attività presenti nei vari cantieri che abbiamo osservato, e dunque ha creato un patrimonio di conoscenze molto importante su cui già ESNCPT ha integrato i propri pacchetti formativi che attualmente abitualmente eroga diciamo ai propri iscritti. E questo è stato un grande valore. L'attività formativa on the job ha riguardato circa 4.735 addetti. E questi sono numeri che ci riempiono d'orgoglio perché ci fanno comprendere che se andiamo sul territorio riusciamo sicuramente a essere molto molto pervasivi. E questo porta a un risultato immediato. Lo vediamo perché l'indice infortunistico è un dato che noi osserviamo costantemente e vediamo cosa succede nei cantieri che hanno effettivamente adottato delle politiche attive e valutando la formazione non come un adempimento, come dicevo in premessa, ma come un valore. E questa attività non si è conclusa, anzi in realtà è partito un nuovo progetto con un avviso pubblico del 2019 che ha avuto avvio nel 2020 ed è in fase di progettazione. Qual è la grande novità, diciamo, di questo progetto? È quello di sfruttare un po', è quasi a volte penso una coincidenza strana, perché noi parliamo nell'ambito della formazione di digitale da tanti anni, però la formazione digitale, chiariamoci, non è l'e-learning è un'altra storia. La formazione digitale è quella formazione che permette alle persone di vivere un'esperienza, di maturare, non so, una sorta di cicatrice culturale che poi ritorna nel momento in cui tu vedi nella realtà quella situazione e sai che il comportamento da agire non è quello che agivi abitualmente, ma un atteggiamento nuovo. E diciamo che nel nuovo progetto che appunto su cui stiamo lavorando, l'impatto principale abbiamo deciso di lasciare, diciamo, proprio la scena a queste nuove metodologie formative che nascono, pensate un po', all'MIT di Boston, ma con l'obiettivo di integrare le donne. Infatti, quando ragionavo su cosa dire oggi insieme a voi, ho pensato a questa cosa, dico, ma che coincidenza. Cosa accadeva? Nella facoltà di fisica c'era un grandissimo assenteismo delle donne
dovuto al fatto che probabilmente non c'era molto appeal rispetto anche alla capacità che veniva espressa in questo dipartimento, allora si decide di utilizzare una nuova metodologia che poi si chiama TIR adesso. Non vi chiedo l'acronimo in inglese perché il mio inglese è veramente pessimo, lo lascerò a qualcun altro che ha avuto qualche esperienza internazionale. E dunque, diciamo, l'approccio TIL sta semplicemente nel inserire dei contenuti formativi all'interno di situazioni di realtà aumentata. Dunque, utilizzando sostanzialmente i Serious Game, utilizzando tutta quella tecnologia che oggi noi stiamo imparando a conoscere. Il Covid ci ha aiutato da questo punto di vista, ci ha aiutato a progettare, e anche qui il 2020 è stato un anno in cui noi abbiamo dovuto ampiamente fare una riflessione su quelli che potevano essere i nuovi strumenti da mettere in atto. E questi strumenti hanno delle grandissime potenzialità. Dunque, diciamo che la nostra strada è sicuramente tracciata da questa nuova, da questo nuovo progetto, che siamo sicuri che occuperà un maggior numero di persone, coinvolgerà sicuramente delle masse, diciamo, più ampie, e sicuramente permetterà di vivere, diciamo, un'esperienza, seppur in realtà aumentata, che può aiutare a comprendere quali sono i comportamenti corretti da agire e non appunto comportamenti scorretti da perpetrare. Ultimo appunto su questo progetto, che riguarderà in particolar modo la figura del preposto. In cantiere il preposto, lo sapete meglio di me, è una figura centrale, perché è un po' una figura a metà, no? È una figura a metà tra la gerarchia del cantiere, no? E gli operai. È la figura a metà che sa parlare il linguaggio dell'uno e dell'altro, no? E dunque nell'analisi che abbiamo fatto abbiamo pensato di lavorare proprio su di loro. Grazie, grazie dottoressa. E, Claudia Sterlini? Sì. Prego, grazie. Allora, parlo un pochino della mia esperienza personale, perché dopo la maturità classica e dopo aver cullato per anni l'idea di diventare un archeologo, grazie ad un incontro che potrei definire fortuito con un professore di meccanica del Politecnico, mi sono innamorata dell'ingegneria e in particolare dell'ingegneria nucleare e di tutto il mondo complesso della parte impiantistica. E io ho amato profondamente questa facoltà, che mi ha offerto diverse opportunità. Che dall'archeologia il salto è importante. Sì, è quantico. E quindi ho amato, dicevo, molto questa facoltà, che poi una volta laureata mi ha dato diverse opportunità, sia in ambito di ricerca, ma anche quello poi dell'applicazione in ambito industriale, e scelsi quest'ultima iniziando a lavorare in ST. Affascinata da un mondo impiantistico molto complesso, estremamente complesso e anche inaspettatamente complesso, molto diverso da molte aziende metalmeccaniche. Sono impianti sofisticati, faccio questo piccolo inciso, sono impianti sofisticati che alimentano le nostre fabbriche. E il cuore delle nostre fabbriche sono le cosiddette camere bianche, le clean room, che devono lavorare 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno. E la lavorazione del silicio è un processo di tipo chimico, ha bisogno di acqua, chimici, gas di estrema purezza, di aria compressa, acqua di raffreddamento, energia, e appunto deve essere effettuato in questi ambienti controllati, le camere bianche, nelle quali devono essere garantite condizioni di temperatura ed umidità molto spinte, con una qualità e una continuità inalterati nel tempo. E introduco questo proprio per far capire che cosa significa per noi un cantiere, no? Per me il cantiere rappresenta quindi la realizzazione di nuove fabbriche produttive, di nuovi impianti, di ristrutturazione, di upgrading, ma all'interno dei siti di ST. Quindi con il supporto di aziende esterne, sia di ingegneria che di costruzione, ma anche, e direi forse soprattutto, con una squadra di ingegneri e di tecnici interna, che non soltanto si occupa del progetto, quindi della fase di cantiere, ma poi avrà anche la responsabilità della conduzione e manutenzione della nuova fabbrica. Quindi la mia visione di cantiere è focalizzata principalmente al dopo, alla vita dell'edificio, degli impianti che sono asserviti ad un processo produttivo complesso, delicato, critico,
e che, essendo il cuore poi della nostra attività, che non è quella di realizzare fabbriche ma poi di produrre all'interno, deve essere efficientato al meglio. Dal 95, quando arrivai in ST, ad oggi ho avuto l'opportunità di seguire diversi cantieri per la realizzazione di nuove fabbriche di produzione, e l'ultimo che è in corso e del quale sono responsabile per la parte civile di impiantistica è la costruzione in Agrate di una nuova ed innovativa fabbrica altamente automatizzata, che insomma, è un onore presentare anche, per la produzione di fette di silicio a 12 pollici di diametro. È la prima di questo tipo in Italia e con un investimento che a completamento sarà di circa 2,5 miliardi di euro. Se confronto questo progetto con il primo al quale ho partecipato alla fine degli anni 90 per la realizzazione di una fabbrica anch'essa all'avanguardia, la principale differenza è proprio nel contributo del 4.0. Io a questo punto introduco, perché il BIM in questo caso, nella nostra applicazione, quindi la Building Information Modeling, non è soltanto uno strumento da utilizzare in fase di costruzione, ma è proprio l'opportunità di anticipare i problemi di post consegna, di ottimizzare gli spazi, di semplificare le manutenzioni. È il mezzo per costruire una fabbrica che possa essere pensata per come condurla, quindi io la costruisco già immaginando a come condurla e a come farne la manutenzione al meglio, quindi con un efficientamento dei costi, dei tempi, che per noi, ovviamente essendo un'azienda di semiconduttori, il tempo è un elemento cruciale, e anche e soprattutto il modo in cui si interagisce con gli oggetti e quindi la sicurezza delle persone. Quindi una fabbrica che è programmata, e qui riutilizzo alcuni termini che sono stati utilizzati fino ad ora, programmata fin dall'inizio per lavorare in modo efficiente dalla costruzione fino all'ultimo di giorno della sua vita. E siccome per migliorare bisogna misurare, e poter misurare prima di costruire offre un'opportunità unica per garantire la sostenibilità di ciò che si costruisce. Sostenibilità è un'altra parola che per noi è importante, e la nuova fabbrica nasce per essere sostenibile. ST ha un programma ambizioso che è quello di raggiungere la carbon neutrality nel 2027, l'anniversario della fondazione. L'obiettivo che si raggiunge nel caso di una nuova costruzione è sia con delle scelte in fase di ingegneria e costruzione, ma è anche proiettata su tutto il tempo di vita della fabbrica. Quindi viene investito per esempio sull'IoT, che consente poi un monitoraggio, una regolazione continua di ciò che accade. E anche e soprattutto, e questo è un punto cruciale, investendo sulla competenza delle persone. Introduco un ultimo concetto e poi vado a chiudere, per noi cantiere vuol dire anche un'altra cosa. Viene utilizzato il termine cantiere per un'altra cosa ed è tipica del mondo manufatturiero, e comunque ritengo si adatti bene al concetto di cantiere 4.0, ed è il cantiere Lean. Nella filosofia del Lean Manufacturing il cantiere è un luogo di miglioramento, è un luogo dove viene individuata un'area, un'opportunità, si va sul campo, si parla direttamente con le persone che operano e in questo modo si condividono ed individuano un piano di azioni, e il risultato è che appunto si migliora il processo, ma crescono anche professionalmente le persone che si sentono parte attiva di questo miglioramento. Quindi una considerazione che è finale, che unisce anche l'argomento delle donne, è che quello che mi è stato per me evidente in questi anni è che il cantiere 4.0 è un cantiere che richiede una visione sempre più integrata, più generale, che richiede un livello di ingegnerizzazione sempre più avanzato e apre a nuove professionalità. Professionalità che sono, lo dicevamo prima, molto meno muscolari. Ecco, sì. E dove sono certa che il talento di noi donne troverà sempre maggiori spazi per essere apprezzato. L'evidenza che ho già nel nostro cantiere attuale è che il numero di donne è importante e occupa anche ruoli critici nella gestione del progetto. Grazie ingegnere, molto prezioso il racconto. Dottoressa Domenichini, proseguiamo grazie. Magari raccogliendo anche questi spunti, tema BIM, sostenibilità, sono chiaramente dei temi cari anche al cantiere dell'edilizia, ma già sulla sua storia facevo un riferimento in prima battuta, quindi grazie se
Prosegue e ci racconta. Sì, diciamo, mi avete chiesto di parlare della mia storia, quindi diciamo parto dagli anni 70 e da una donna che era la mia insegnante al liceo, che mi parlò per la prima volta del Club di Roma e del rapporto sui limiti dello sviluppo. Questo è stata la scintilla che poi mi ha fatto percorrere la mia carriera professionale. Mi sono laureata in urbanistica. Perché? Ma allora avevo grandi sogni e volevo cambiare il mondo, volevo farlo progettando delle città nuove dove si potesse sperimentare un modello di vita che includesse anche le diversità di genere soprattutto. Portavo i gonnelloni e diciamo, facevo parte dei collettivi femministi. Questa è una storia, diciamo, importante però per la mia crescita professionale. Sono stata fortunata perché questa passione è diventata poi un lavoro e devo dire che lo devo anche ad alcune donne che hanno saputo riconoscere il mio talento e quindi aiutarmi. Lavorare il mio primo giorno di lavoro sotto in Confindustria non è stato facile. Non è stata una scelta lavorare in Confindustria, ma sinceramente non tornerei indietro. All'inizio ho dovuto guadagnare la fiducia degli imprenditori e dimostrando che sapevo fare molto bene il mio lavoro, li consigliavo sui temi dell'ambiente, un tema molto critico e molto difficile in quel momento, di cui nessuno sapeva niente o poco, e quindi non ho mai smesso di studiare e di imparare, di rimettermi in gioco, perché ogni giorno è stato un cambiamento e ho dovuto anch'io adattarmi a questo cambiamento. Ma negli ultimi anni devo dire che ho potuto chiudere il cerchio e sono arrivata alla conclusione che non ci può essere sviluppo, crescita e innovazione se non c'è un progetto condiviso che guardi a un futuro sostenibile. Questo è quello su cui oggi sto lavorando. Parlando di Cantiere 4.0, 15 anni fa ho visto nascere Innovance, che era questo progetto che abbiamo vinto con 11 soggetti, 5 università, istituti di ricerca, che era praticamente il primo seme del BIM, di una piattaforma per la gestione digitale in BIM. Confesso che quando ho predisposto le prime note del progetto, non avevo assolutamente idea che stessi, diciamo, iniziando a costruire un percorso sul BIM nelle costruzioni. Ma ci ho creduto, mi sono appassionata, e talento e entusiasmo sono tra l'altro caratteri specifici delle donne che ho incontrato nel lavoro. E alcune di queste donne sono qui oggi e quindi le stimo tantissimo e so che senza loro questo progetto anche mio di lavoro non sarebbe stato possibile. Lavorare sul progetto di BIM mi ha fatto capire che nel futuro delle costruzioni sarebbe passato un treno sul settore che avrebbe attraversato tutte le funzioni che era la digitalizzazione. Però ho dovuto fare i conti con un settore che era molto lento al cambiamento, resistente, scettico. Mi ricordo che i miei imprenditori, quando gli parlavamo di BIM, mi dicevano «Ah sì, BIM, BOOM, BAM», erano le frasi che mi sentivo ripetere quando ne parlavo con i soci. Ma per fortuna con imprenditori e soprattutto una giovanissima imprenditrice, un ingegnere, che è Regina di Albertis, hanno raccolto questa sfida e mi hanno permesso di portare avanti queste attività. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e devo dire che seppur oggi ancora il settore delle costruzioni sia uno dei più conservativi, seppur ancora questa filiera sia molto lunga e frammentata per essere competitiva e per avere dimensioni e capacità di innovazione, seppur stia emergendo pesantemente una carenza di competenze nell'edilizia, ma mi sembra che siamo sulla strada giusta e stiamo recuperando il gap. Abbiamo un potenziale elevatissimo, trasciniamo l'80% di tutti i settori produttivi, siamo una componente imprescindibile del PIL del paese e soprattutto siamo una leva per lo sviluppo sostenibile. Questo oggi è riconosciuto da tutti. Abbiamo alfabetizzato, raccontato l'eccellenza, studiato i cambiamenti e agito affinché potessimo trasferire queste conoscenze al resto del settore. Certo, la frammentazione, la dimensione, la cultura familiare delle imprese, la prevalenza di un modello di filiera conflittuale non collaborativo non aiuta,
ci sono ancora tanti passaggi da compiere e da fare, ma in questi anni abbiamo comunque favorito la conoscenza del mercato e delle innovazioni che sono proposte. Abbiamo fatto accordi, convenzioni, collaborazioni, seminari, incontri B2B. Abbiamo animato la crescita delle imprese e abbiamo anche creato occasioni per costruire delle competenze che fossero utili a mettere in condizione le imprese di scegliere, focalizzando ovviamente per ogni azienda la scelta migliore di innovazione. Corsi, formazioni, consulenza, lo sportello BIM. Dove siamo oggi? Posso provare a sintetizzarlo. L'edilizia oggi innova per simulazione, per trasferimento, per trascinamento. Questo è il modo prevalente in cui si innova in edilizia. Il mercato 4.0 da circa una decina d'anni sta adattando tecnologie sviluppate per la manifattura, con risultati difficili ma anche molto rapidi nell'ottenimento di un risultato. Ma l'innovazione di trascinamento dà vantaggi competitivi molto brevi per consentire poi di ammortizzare l'investimento che è stato fatto. Quindi le imprese, almeno i pionieri delle imprese, quelle che io chiamo le gazzelle, stanno approcciando l'innovazione anche come ricerca e sperimentazione di soluzioni specifiche. Con il limite dimensionale, perché fare ricerca con un settore così frammentato e piccolo ha un limite proprio dimensionale, di struttura di settore. Pertanto crescono le start-up come risposta a una domanda di servizi e di progetti e di servizi per le costruzioni. Start-up sia digitali che legate ai processi di economia circolare e di sostenibilità. Diventa quindi un altro traguardo, qui stiamo guardando l'industrializzazione del settore, con produzioni che stanno cambiando, ma perché stanno cambiando anche i soggetti imprenditoriali, così come stanno profondamente cambiando i committenti, che da finanziatori stanno diventando investitori, e questo cambia le regole del gioco. Quali sono le sfide che ci attendono oggi, nel futuro? Dobbiamo imparare sicuramente a muoverci nell'incertezza. Il periodo di Covid ha drasticamente cambiato, messo in dubbio tutte le certezze. Dobbiamo cercare di adottare la flessibilità come una modalità di riconfigurazione dei modi di vita e di lavoro. Quindi muoversi nell'incertezza in maniera flessibile. Sicuramente sono valori che le donne hanno e che possono in questo momento diventare essenziali per venire fuori da questa pandemia. E la flessibilità e la capacità di muoversi in contesti diversi nello stesso momento è proprio il nostro talento. Tutto nel futuro sarà più veloce, ma anche più imprevedibile. Per questo bisogna implementare nelle imprese capacità di visioni diverse. Quindi bisogna cercare di portare nelle imprese la diversità. Potrebbe essere un fattore per il lavoro femminile, lo smart working e quello che sta succedendo relativamente al cambio del lavoro? Io temo che ci sia un rischio e che in realtà si stia facendo un passo indietro ed è per questo che come associazione stiamo lavorando per ridare forza al valore attribuito alle città, che sono un luogo di eccellenza per la localizzazione di funzioni sociali, per la socialità. Le città devono dotarsi di reti sociali che consentano anche alle donne di poter operare in tempi di vita e di lavoro che siano compatibili con ovviamente i nuovi modelli produttivi. La transizione ambientale è cantiere 4.0, per questo dobbiamo cambiare passo e percorrere strade di sostenibilità. Da qualche mese abbiamo avviato un nuovo progetto di accompagnamento al cambiamento delle imprese in questa direzione. Un cambio di passo che coinvolge e travolge, soprattutto travolge, gli attuali modelli produttivi. Parliamo di economia della condivisione per creare valore e in questa direzione stiamo andando. La prosperità economica è illusoria e senza inclusione sociale siamo tutti persi, perché tutti siamo sulla stessa barca e insieme dobbiamo condividere una visione comune del futuro e la messa a terra delle azioni necessarie per creare un futuro sostenibile. La crescita non è più unilaterale, si genera valore solo mettendo insieme economia e sociale, in un disegno in cui conteranno sempre di più il contesto, l'insieme e le alleanze.
il lavoro è un valore primario ovviamente in questo cambiamento e il capitale umano deve essere al centro delle strategie per la crescita, quindi anche il valore delle donne nelle nostre imprese. Questo è lo scenario che noi prevediamo per i prossimi anni e in questo scenario io sono veramente convinta che le donne potranno avere un ruolo sempre più importante e devo dire che gli uomini lo stanno riconoscendo e questo grazie al lavoro di tutte noi in questi anni. Grazie, grazie alla dottoressa Domenichini e proseguiamo il nostro su questa linea, chiaramente con l'intervento di Regina D'Alberti si è citata e diciamo anche come giovane, come nuova generazione di un'impresa nota e che ha fatto un percorso, quindi anche capire qual è il plus di una giovane generazione anche con la presenza delle donne, ma anche per traguardare le sfide di cui parlava Gloria Domenichini. Regina, te la parola, grazie. Grazie mille. Allora, racconto brevemente quella che appunto è la mia esperienza e la mia storia. Io, appunto, l'azienda Borio Mangiarotti è un'azienda familiare, quindi fin da quando ero proprio piccola, diciamo fin da quando avevo 2 o 3 anni, mio padre mi portava in giro per cantiere e mi chiamava il mio piccolo ingegnere, quindi in qualche modo aveva già tracciato quello che era il percorso. Poi crescendo sono andata avanti negli studi, ho però fatto il liceo classico e non lo scientifico, e poi mi portava appunto in ufficio, partecipavo con lui a tante visite, quindi sentivo questo settore come qualcosa che mi era vicino e mi appassionava. Poi è arrivato il momento appunto della scelta dell'università e lì, sempre per raccontare un aneddoto divertente, sempre mio padre mi diceva: vedi, nella vita tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma qualsiasi scelta che tu faccia che non è ingegneria è una scelta riduttiva. Quindi è stato proprio furbo, perché poteva essere, non è stato un'imposizione, ma diciamo era un modo intelligente, magari poi sapendo che potevo avere uno spirito, un carattere un po' competitivo, di spronarmi poi a fare ingegneria. E devo ammettere che appunto iniziata l'università è stato un percorso anche tosto, soprattutto il primo anno, perché io poi uscivo dal liceo classico e quindi approcciarsi a tutte queste materie così appunto scientifiche, tecniche, erano qualcosa molto distante da me. Ma quello che mi veniva detto, poi devo dire forse col senno di poi posso anche riscontrare che era vero, mi dicevano: se uno ha studiato le materie umanistiche, ha fatto il liceo classico, magari all'inizio fa più difficoltà, ma dopo può andare avanti con più rapidità. Io il primo anno non ci credevo, perché dicevo: queste sono le solite cose che dicono per cercare di consolarti un po', ma poi alla fine devo dire che con il passare del tempo è stato così. Già quando ho iniziato in università devo dirvi che ovviamente c'era una predominanza assoluta di uomini, però mentre appunto ai tempi mi dicevano che proprio di donne se ne vedevano col lumino una ogni tanto, invece un 25% di donne all'interno della classe potevano esserci. E quello che ho sempre riscontrato, poi quello che cerco di portare avanti nel lavoro, ma che ho capito appunto fin da quando andavo all'università, era il fatto che il vero goal, secondo me, il vero obiettivo è quello di riuscire ad unire competenze femminili e competenze maschili. Ognuno dei due ha la sua peculiarità, quindi in tutti i progetti, in tutti i lavori di gruppo che abbiamo iniziato a fare all'università, è vero che la donna poteva essere quella magari più conciliante, che riusciva a creare diciamo più collaborazione nel gruppo, ma l'uomo poteva avere appunto più sprint, più in alcuni casi, questo racconto i miei esempi personali, più in alcuni casi magari anche un modo un po' più estemporaneo l'idea centrale. Quindi diciamo è stato proprio un mix e l'unione delle competenze è quello che ho iniziato a capire che poteva essere veramente l'obiettivo a cui bisognava tendere. Arrivo poi appunto inizio a lavorare nell'azienda di famiglia dopo un'esperienza in uno studio di architettura, dove comunque nello studio di architettura di donne ce n'erano. Inizio a lavorare appunto nell'azienda di famiglia e subito vengo mandata in cantiere e lì mi sono subito interfacciata appunto con il primo settore e il primo ambito di lavoro particolare, perché nel cantiere già dicevo prima e appunto anni fa era ancora più evidente, di donne ce n'erano veramente, non ce n'erano veramente pochissime, quindi io assisto il geometra di cantiere
Lì quindi si sommavano tutta una serie di cose, perché competenze ne avevo molto poche all'inizio, perché per uscire dall'università di competenze ce n'erano poche, per di più donna, giovane, in un ambito prettamente maschile. E lì quello che diciamo ho imparato, ho cercato di mettere in atto, è stato quello appunto di ascoltare, di osservare, finché, quello diceva prima la dottoressa Domenichini, ma questo vale per uomo o per donna, finché non ci sono delle vere e proprie forti competenze per riuscire a, appunto, a far valere la propria opinione, ancora di più in un settore appunto così maschile, perché se si riesce ad avere competenza e capacità, ritengo che anche diciamo drammatizzando un po', cercando di imporre il proprio parere, la propria opinione, il proprio modo di essere, in modo un po' meno aggressivo rispetto a quello che possono fare spesso gli uomini, poi è la carta vincente e porta le persone ad ascoltarti maggiormente. E questo è quello che ho fatto appunto nei primi anni di cantiere. Mi sono spostata poi a lavorare in sede, e qua, oltre al fatto di essere donna, mi sono trovata a interfacciare inizialmente con due tipi di problemi: il fatto di essere donna e il fatto di essere giovane. Perché dovete considerare anche una cosa, è superata un po', però c'era anche un po' di discriminazione fino a qualche anno fa sul fatto di essere giovani. Io magari, se andavo a qualche appuntamento con una persona di 60-65 anni, mi presentavo io, che potevo averne 30, all'inizio appunto c'era un po' di pregiudizio. Questo lo vedete anche con quello che sta succedendo a livello politico in generale, il fatto della giovinezza è un tabù che è stato superato, quindi adesso si possono sedere allo stesso tavolo persone più giovani, 35 anni come 65 anni o anche 70 anni, e pensare di avere la stessa assoluta competenza. Questo è l'obiettivo che si deve aggiungere assolutamente anche sul ruolo femminile. Però, come dicevo, appena iniziato a lavorare mi sono trovata in un mondo totalmente maschile, nel mentre le competenze le avevo un po' individuate, cioè le avevo un po' aumentate, quindi mi sono trovata proprio in un mondo prettamente maschile. Devo dire che da me in azienda, da me nella famiglia, c'è sempre stata una cultura molto paritaria tra sesso maschile e sesso femminile, quindi c'è stata l'opportunità di crescere e di creare anche una squadra di donne. Quello che ho notato un po' di più, e racconto sempre delle aneddoti divertenti, era all'esterno. All'inizio, tante volte sono lavorata in ingegneria, appunto mi capita tuttora, adesso meno devo dire, ma nel passato mi capitava tantissimo che quando entravo in qualche riunione mi chiamavano signora, dottoressa, architetto forse, ma ingegnere proprio non poteva mai succedere. Però, ad esempio, davanti a queste situazioni, secondo me, l'approccio che dobbiamo avere noi donne è quello di cercare di sdrammatizzare o di ridere su queste cose. Cioè, finché ci troviamo davanti a situazioni in cui l'uomo vuole cercare, o le situazioni vogliono cercare di metterci un po' in secondo piano, con la nostra capacità di conciliazione e magari di avere un approccio più leggero su alcune cose, secondo me questo è il metodo, è il modo giusto per riuscire a creare una vera sinergia tra mondo maschile e mondo femminile. Quello che facciamo noi in azienda è proprio questo, cioè noi cerchiamo di unire le competenze e le capacità reciproche per portare avanti i vari progetti. Infatti la nostra azienda è divisa in vari uffici e vari ambiti di competenza diversi, e in ognuno di questi abbiamo sia donne che uomini. Abbiamo nel tempo appunto fatto anche un cambio generazionale, quindi assunto persone più giovani, un mix di uomini e donne, ma all'interno di ogni funzione cerchiamo di avere entrambe le funzioni, cioè entrambi i sessi, e pensiamo che così si possa veramente riuscire a raggiungere il risultato migliore. Questo lo faccio in azienda e questo cerco di farlo anche poi nella vita associativa, nella realtà associativa.
Quindi il vero obiettivo, secondo me, è a cui dobbiamo tendere è assolutamente questo. Quindi senza fare lotte estreme, ma cercando di far percepire, e secondo me adesso a poco sta avvenendo, quanto insieme, quindi ognuno con le proprie peculiarità, si riesca a raggiungere il risultato migliore di quello che si potrebbe raggiungere separatamente. C'è una frase di Oscar Wilde che mi ha sempre colpito, particolare, che dice: date alle donne occasioni adeguate, saranno capaci di tutto. Lo ritengo, cioè, penso che sia assolutamente vero. Gli uomini, secondo me, da me in azienda, ma lo vedo anche in associazione, stanno capendo questo, l'hanno capito, le occasioni a poco stanno venendo sempre più, sono sempre più presenti e frequenti, quindi dobbiamo andare avanti su questa strada, però non ponendoci in contrapposizione. Abbiamo, come diceva anche prima la dottoressa Domenichini, la capacità di noi donne è quella di creare gruppo, e quindi ancora di più dobbiamo essere brave in questo passaggio. Grazie Regina. Quindi fare, organizzare e prendersi cura, di nuovo per raccogliere un po' quello che abbiamo detto finora. Interrompiamo un attimo questo flusso, questa maratona, come dicevamo, per lasciare spazio al racconto di un concorso di idee, le 4W, What, Woman, Where, at Work. In qualche modo riprendiamo il tema anticipato in prima battuta dall'architetto Giovanni Ottonello, in chiave ironica o provocatoria, ma è stato fatto menzione a questo tema. Chiedo all'architetto Umberto Andolfato, preside dell'Istituto Carlo Bazzi, di presentarci un po' il progetto. Prego. Grazie mille, grazie, mi onoro di questa presenza. Devo dire che sono abbastanza abituato, perché venendo da una famiglia matriarcale mi trovo abbastanza a mio agio, quindi comunque ringrazio per l'onore che mi fate. Ma abbastanza velocemente, allora, noi da qualche anno con ESNCPT promuoviamo questo genere di concorsi che abbiamo intitolato Build Our Safety, che nascono 4 anni fa da un'esperienza di miei studenti in un'attività di alternanza scuola-lavoro, dove, avendo poi l'onore di ospitare un piccolo museo della sicurezza, peraltro portato qui nel 2012 dall'ingegner Claudio De Albertis, perché fu una mostra organizzata in triennale che, grazie agli enti bilaterali, fu in parte, in piccole parti, portata qui al nostro istituto. E credo che sia un valore assolutamente importante rispetto anche a quello che veniva detto prima dalla dottoressa Iacovello. Per noi è fondamentale la cultura della sicurezza nel luogo del lavoro, e noi non incominciamo questo racconto agli operai, noi cominciamo questo racconto agli studenti, perché il primo luogo del lavoro in cui loro devono stare attenti è proprio la scuola. E da qui nasce questa avventura, che, ripeto, ci ha affiancato immediatamente non solo a ESNCPT, e qui veramente un grazie particolare a Katia Barbirato, che mi ha fin da subito, in maniera entusiastica, come lei fa in tutte le iniziative che facciamo insieme, ci ha abbracciato e ci ha accompagnato con tutta la potenza di fuoco poi dell'organizzazione ESNCPT, ma è l'occasione per ringraziare proprio anche tutti gli enti bilaterali che supportano questo istituto, che il prossimo anno fa 150 anni, e poi avremo modo anche di celebrare questa occasione degnamente. Come dicevo, quindi nasce dall'idea di questi miei studenti, osservando gli oggetti presenti nel Museo della Sicurezza, e devo dire che le tematiche che abbiamo sviluppato in questi concorsi poi sono diventati motivo di dibattiti, di convegni, di seminari, perché devo dire, per altri versi, siamo stati antesignani, come raccontava prima
la dottoressa Domenichini su tanti fattori che insieme al sistema stiamo cercando di portare avanti, quindi la digitalizzazione, la sostenibilità, la circolarità, tutto concentrato su quello che è appunto il mondo dell'edilizia. Quindi, ad esempio, il nostro primo concorso è stato sui DPI interattivi, quindi le tecnologie intelligenti, quindi come appunto attraverso tutti i sistemi di protezione questi possano interagire con tutta una serie di tecnologie per cui attenzionano quello che è il movimento del lavoratore all'interno del cantiere per perseguire appunto la sicurezza delle sue attività. La seconda edizione è stata sul riciclo dei materiali presenti in cantiere, quindi trovare dei packaging che fossero riciclabili, quindi la sostenibilità del cantiere. E la terza edizione, che poi purtroppo per la questione della pandemia tutti sappiamo doveva essere svolta l'anno scorso, perché noi tra l'altro poniamo questo nostro traguardo sempre durante il Salone del Mobile, e qui ringrazio i rappresentanti del Comune perché oltre a essere un altro dei nostri partner ci ha sempre supportato e patrocinato nelle attività che noi facciamo, oltre a collaborare con il Comune di Milano su tanti altri progetti che ci vedono partecipi. E quindi noi svolgevamo questa attività sempre durante la Design Week. Ci siamo ricollegati, quindi riproponendo quest'anno quello che abbiamo dovuto far saltare l'anno scorso, abbiamo trovato questo spazio di talenti delle donne che perfettamente si ricollegava alla tematica che noi ci siamo posti, sempre partendo dal nostro piccolo museo della sicurezza, perché anche lì, tra l'altro, una studentessa mi fece notare che era presente un'unica imbracatura per donna, proprio strutturata con le forme femminili, rispetto a, voglio dire, un armamentario tutto dedicato agli uomini. Da questo quindi il discorso è, allora poniamoci il problema appunto del vestiario delle donne in cantiere, perché in effetti, voglio dire, su una serie di prodotti che effettivamente, io penso più per il 90%, sono dedicati a una popolazione maschile, effettivamente manca un vestiario adeguato a delle lavoratrici. Fosse altro che con Katia si discuteva forse l'altro giorno di una loro ingegnere che ha il 34 di numero, quindi anche nella difficoltà di trovare delle adeguate calzature per poter affrontare il cantiere, perché quei numeri non ci sono, piuttosto che altri vestiari che evidentemente non sono consoni alle protezioni per una donna. Quindi abbiamo riproposto il concorso. Devo dire che in mezzo a ribadisco a tutte queste grandi difficoltà del momento, portando all'attenzione, noi di solito aprivamo questo concorso agli studenti e ai progettisti, abbiamo voluto anche quest'anno aprirlo alle imprese per allargare sempre di più quello che ribadisco essere per noi un punto di un momento di discussione, un momento di riflessione, come si sta facendo adesso, perché poi tra l'altro anticipo che sempre con l'architetto Barbirato e il dottor Ottonello daremo un seguito a questa iniziativa, perché oggi, voglio dire, facciamo questa premiazione tra virgolette virtuale, nel senso che ci vediamo attraverso uno schermo. Vorremmo approfittare della Design Week, che speriamo sia confermata per l'inizio di settembre, per fare proprio una tavola rotonda più concentrata su questo aspetto specifico appunto degli indumenti di cantiere per quanto riguarda le donne, mettendo in evidenza tutta una serie tra l'altro di proposte anche che sono emerse dal concorso, e speriamo che questa sia l'occasione poi per dare
o ridare fisicamente i premi alle persone che hanno partecipato. Premetto che comunque il premio che adesso mostrerò e il ticket compliments previsto per i primi classificati verranno poi nei prossimi giorni inviati ai concorrenti. Io, Katia, direi di passare alle immagini, così intanto descriviamo. Ecco, questo è il primo classificato per quanto riguarda l'impresa, quindi la giuria, che peraltro era composta, e ringrazio per Assemblea di Lance Fortunato e Valto, per Fillea CGL Paola Pittera, per Filca CISL Luca Francioli, per Feneal Will Andrea Merli, per Asler LST l'architetto Giuseppe Bonelli, per Cassettile l'avvocato Daniela Privitera e per l'OIED sezione moda architetto Giovanni Antonello. Quindi dicevo molto velocemente, per quanto riguarda l'impresa, Anna Ioanna Chiabrando, insieme all'architetto Monia Barzucchi, l'impresa CMB, progetto molto dettagliato e molto attento alla sostenibilità dei materiali. Possiamo procedere, grazie. Questo invece per quanto riguarda la sezione di progettisti, Giulia Ambroselli, progetto completo, descrittivo, con uno studio dietro l'outfit. Andiamo avanti con la categoria studenti, questo è il primo classificato della categoria studenti, classe terza, operatore grafico multimediale CFP Canossa di Magenta, il progetto è un design, una proposta innovativa e tecnologica, sarebbe stato magari più opportuno qualche descrizione di dettaglio. Passiamo a partire col secondo classificato, Carmen Flores Vargas, centro formazione Alex Visconti, il progetto attento ai materiali e alle attività di cantiere, ma non propone un vestiario di tipo innovativo, comunque di qualcosa con un passo in più rispetto a quello che già si vede in cantiere. Partirei poi col terzo progetto, Elisa Lodi, sempre al centro formazione Alex Visconti. Il progetto offre una relazione convincente, ma non accompagnata da un progetto altrettanto dettagliato. Pregherei la regia di ripartire sulla ecco, questa è la targa che adesso purtroppo non si vede bene per questioni di sfondo, comunque c'è una targa accompagnato, ripeto, a questo ticket compliment. Ringrazio ancora veramente tutti quanti dell'ospitalità all'interno di questo convegno e viva le donne. Grazie, ringraziamo molto, grazie per lo spunto e anche per il coinvolgimento delle più giovani generazioni in questa iniziativa. E proseguiamo, abbiamo un ospite diciamo atteso, l'ingegnera Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aerospaziale, pianificatrice di attività spaziali di missioni lunari e cometarie. Conosciuta e diciamo scala nazionale e internazionale, e lasciamo a lei la parola per raccontarci e portarci la sua presentazione in questo panel. Davvero grazie per essere con noi. Prego. Sono molto contenta di essere qui. Mi sentite, vero? E se vuole solo avvicinare forse l'audio, un po' basso il volume, ma proviamo. Proviamo un po'. Ecco, magari tolgo gli auricolari che di solito abbassano il volume. Va meglio? Sì, direi di sì. Va meglio? Prego. Perfetto, allora andiamo benissimo. Allora intanto io chiedo di mettere le mie slide che avevo mandato, ma esordisco dicendo che sono seduta su una sedia, e cosa che di questi tempi è veramente molto importante. Anzi, io raccomando a tutte le donne, intanto che quando vanno in giro, di portarsi una sedia, perché non si sa mai, magari ci lasciano in piedi o ce la portano via. Allora il mio piccolo breve intervento parte dicendo le tre vite, perché vediamo nella successiva, le donne hanno almeno tre vite, diciamo tre. La vita affettiva, che è la famiglia o altro, perché si può essere avere problemi affettivi, anzi capacità affettive, anche se non si ha una famiglia propria, ma che può essere una famiglia acquisita e così via. La successiva invece è la vita professionale.
E per me la vita professionale è stata una cosa di grandissima importanza, tant'è vero che la porto avanti anche adesso, che sono piuttosto vecchia. Qualcuno diceva in una statistica che gli ingegneri sopra gli 65 anni sono il 2%, qualcosa del genere. Bene, io in questo caso ne ho 84, quindi sono proprio probabilmente in molto meno, molto meno del... questo numerino che è stato detto. La terza vita è la vita propria e su questa non voglio dire niente perché è una proprietà delle donne. Le donne, tutti dovrebbero avere una vita propria, ma in particolare le donne che devono riuscire ad avanzare una piccola parte del tempo impegnatissimo che loro vivono proprio per se stesse. Ogni tanto poter fare quello che io chiamo l'esame di coscienza, soprattutto sapere come siamo messe per nel nostro futuro, che cosa vogliamo fare. Allora, io in quella successiva vi faccio vedere qual è il mio cantiere dello spazio, in particolare di missioni spaziali. E voglio parlarvi di un cantiere che sono le stazioni spaziali che sono state costruite per lo spazio. Partono con i russi, che partono con questa meravigliosa stazione che era la Mir. Mir vuol dire mondo, no? I russi hanno un talento speciale nel scegliere i nomi meravigliosi per le loro imprese. Cantiere, come dicevo, stazione che è partita nel 1986 e che però dopo 15 anni abbiamo dovuto far rientrare, ovvero è stato deciso di farla rientrare e quindi c'è un rientro programmato che si è poi concluso con la distruzione della stazione stessa. Allora guardatela un po' come sembra un accrocchio, no? C'è un po' di tutto, sembra nata per parti, come se qualcuno ogni tanto avesse attaccato qualche cosa e quindi in realtà è stata una grandissima impresa, ma poteva probabilmente dare anche di più di quello che ha dato. Lì regalava 350 metri cubi abitabili, che non sono molti, però non sono neanche tanto poco, e non pesava, perché noi peso non ne abbiamo. Ma guardatela bene, perché così vi resta in testa, così fatta, confrontatela con quella che poi è stata il grandissimo cantiere, non la vedo, ma probabilmente adesso arriva. Ecco, ah no, dovevo dire più cose, vedete, ogni tanto mi dimentico le cose. Intanto i russi, intanto che hanno progettato la stazione spaziale, hanno progettato anche i veicoli di accesso alla stazione. Allora, uno era la Soyuz. La Soyuz è un nome che davano sia al lanciatore che al veicolo che portava gli astronauti sulla stazione. È tipico dei russi di dare lo stesso nome allo spacecraft e al lanciatore. Allora, il Soyuz e il lanciatore era una cosa meravigliosa, ma anche il veicolo che portava gli astronauti è una cosa fantastica. Gli astronauti, che è quella di mezzo, la parte che serve al rientro, che è quello superiore, e la parte invece di propulsione, che è una cosa complicatissima. Ma allora i russi hanno fatto anche una cosa fantastica, che era il veicolo che portava le scorte, quello che in realtà che bisognava eliminarli, ma soprattutto portava per esempio verdura fresca da mangiare, perché gli astronauti hanno questo vizio che mangiano tutti i giorni e quindi anche loro poveretti ogni tanto bisogna dargli da mangiare un po' per bene. E quindi questo, come vedete, il Progress, che era il veicolo che supportava la stazione, al posto della capsula dove stavano gli astronauti, invece ha la parte che sostiene il propulsore, cioè il combustibile. Ecco, come vi ho fatto vedere prima, con quella che adesso è la nostra gloria e che vi faccio vedere tra un attimo quando riusciamo a farla comparire. Ecco, arriva? Sì che arriva? No, non arriva ancora. Immaginate però già di vederla. Mauro, riusciamo a vedere la stazione? Ma eccola qua.
Questa è assolutamente meravigliosa. Questo è il cantiere, il più grande cantiere che l'umanità sia stata capace di costruire. Ma soprattutto, ecco, questo è bello, è il cantiere che viene dal contributo di tutta l'umanità, tra cui l'Europa, che ha giocato un ruolo importantissimo, sono pochi. Ma poi gli astronauti che hanno vissuto, che sono stati sulla stazione spaziale, vengono da tantissime parti del mondo, il che vuol dire che è frutto proprio della collaborazione di tutti. Come sono questi astronauti ve lo dico dopo. Nella successiva vi faccio vedere quello che è poi stato l'oggetto del mio grande lavoro, del lavoro che ho fatto. Vedete, questa è un'animazione che fa vedere come si è costruita la stazione. Abbiamo costruito tanti moduli, ogni tanto li attacco con i vari lanci. Ecco, per esempio qui avevamo messo in opera i pannelli solari, che sono enormi, poi i radiatori, che sono altrettanto enormi, e vediamo un po' che adesso si incomincia con quella che è la mia trave. Vediamo un po', eccola qua. Arriva il primo pezzo di trave, perché la stazione, questo cantiere enorme, è sostenuta da questa meravigliosa trave. Non posso dire orizzontale perché nello spazio non ci sono direzioni privilegiate, però come vedete che mano a mano si andava costruendo e che, come guardatela bene, come vedete, ha collegato tutti e molti degli altri elementi che ci sono sulla stazione stessa. A parte i moduli, che sono quelli dove gli astronauti vivono, lavorano, fanno gli esperimenti, recuperano il materiale che arriva e così via, ma soprattutto questi due pezzi enormi, che sono i pannelli solari, 600 metri quadri ciascuno, e quindi moltiplicati per 4, come sono questi grandi così disposti, e poi i radiatori, che sono quelli che smaltiscono invece il calore che viene prodotto nella stazione. Vediamo, ecco, ci siamo, è finito, benissimo. La successiva ci fa vedere quello che è stato, avanti, procediamo, ecco, quello che è stato il mio lavoro, cioè la grande trave. Questa trave su cui io ho lavorato, ho proprio anni della mia vita, in realtà ha dei problemi grossissimi, perché siamo nello spazio e nello spazio non abbiamo bisogno di massa. Siccome tutti si cade insieme, noi possiamo fare le strutture leggerissime come fossero di carta velina. Ma la massa ci serve in realtà per altre cose, per esempio per garantire la rigidezza della struttura. Noi dobbiamo assolutamente pretendere che questa struttura sia rigida, perché se la facciamo leggera, cioè in assenza di massa, cosa succede? Che la trave, come dico io, respira. È capace di fare, per esempio, un'oscillazione al giorno, oppure due oscillazioni al giorno. È come se respirasse. E questo per noi è una tragedia, perché in realtà questo movimento della trave, derivato dal fatto che non è rigida, comporterebbe la mancanza del puntamento, cioè noi non avremmo più il puntamento né dei pannelli solari, per esempio, che invece devono essere sempre rivolti verso il sole, tantomeno dei radiatori, che invece devono essere diretti sempre verso l'ombra, ma soprattutto delle antenne. Noi dalla stazione trasmettiamo a terra, per poter trasmettere dobbiamo essere assolutamente in posizione perfetta, come dire, dobbiamo essere rigidi. E allora io ci ho lavorato sopra facendo nel mio dipartimento un modello in dimensioni 1 a 4 dell'intera trave trasversale, la grande trassa, che come la chiamiamo noi, e su questa abbiamo provato i mezzi per irrigidirla, che voleva dire non farla più pesante, chiamiamola così, che non è vero, non dare più massa, ma mezzi di diverso tipo, mezzi tecnologici per poterli irrigidire, in particolare con i metodi, i sistemi piezoelettrici, che sono quelli che consentono di dare delle tensioni se voi date elettricità o viceversa, dando del con sistemi piezoelettrici. Questo quindi è stato il mio lavoro. Qui vedete, per esempio, due astronauti che nel 2002 stavano attaccati alla stazione. 2002 era solo 4 anni dopo che avevamo cominciato a lanciarla, quindi vuol dire che la stazione era ancora piccolina, no? Stava nascendo, e che stanno
lavorando per attaccati alla stazione. Nonostante la paura di perdersi nello spazio c'è ancora adesso. Nella successiva vedete poi un'azione che è stata fatta sull'astronave, arriva, che è stata la messa in opera di un grandissimo esperimento in cui l'Italia ha partecipato tantissimo alla stazione, eccolo qua. Questa è la messa in opera di un esperimento, però come dicevo, dove l'Italia ha lavorato benissimo, che è quello per la rivelazione delle particelle altamente energetiche, particelle di cui non abbiamo ancora conoscenza, perché di tante non le conosciamo, ma che per essere imbrigliate e rivelate da questo esperimento avevano bisogno delle tecnologie eccezionali. Qui vedete Luca Parmitano e Andrew Morgan che la stanno mettendo in orbita, sempre sulla mia trave, sempre sulla trave sulla quale io ho lavorato. E dicevo, ci vuole un grandissimo magnete che riesce a frenare queste particelle ad altissima frequenza, quindi ad altissima energia, e quindi che possono, per poterle rivelare e quindi portare i risultati giù sulla Terra. Come vedete, ecco, si vedono ancora bene i pannelli solari, che sono una cosa impressionante, e guardiamo nella successiva che si vede che cosa si fa nella stazione spaziale. Sì, vediamo che ci arriviamo. Allora, qui ci arriviamo, sì, prima o poi ci arriviamo, vero? Ecco, qui sì. Ecco qua, ecco. Allora vi ho detto prima che quando si può l'astronave lo facciamo attaccare alla stazione, ma ci sono dei casi in cui non può essere attaccato, se devi andare a lavorare in pezzi che sono al di fuori, cioè collegati alla stazione, ma al di fuori dalla dimensione della trave. Ecco, questo è stato un caso di attività extraveicolare proprio per riparare un danno che era successo. In questa missione, che mi sembra fosse la 120, di cui io parlo volentieri, perché è stata la prima volta in cui due donne avevano la responsabilità, una dell'intera stazione, e l'altra quindi era comandante della stazione, e l'altra è la responsabilità dello shuttle che aveva l'equipaggio sulla stazione. Quindi eravamo nel 57, eravamo nel 2007. Il primo oggetto lanciato nello spazio è del 57, ci sono voluti 50 anni prima che avessimo in contemporanea due donne con una posizione di vera responsabilità nei confronti della stazione spaziale. Ecco, questo è un povero disgraziato, che cosa sta facendo? Dunque, nella stazione noi ogni tanto facciamo delle operazioni di spostamento, siamo con il braccio manipolatore tutto quello che dobbiamo spostare. In questo caso abbiamo preso due dei pannelli solari e li abbiamo chiusi. Ogni tanto li apriamo e li chiudiamo a seconda di come abbiamo bisogno. In questo caso, nel chiuderli è andato tutto bene. Nel riaprirli, uno dei pannelli si è rotto. Lo vedete qui sotto a quell'omino, proprio il pannello solare, vedete che c'è c'è uno sbrego. E nella successiva vedete ancora una cosa ancora peggiore, il povero disgraziato che è rivoltato a testa in cerca di aggiustarlo. Difatti, eccolo qua, è un po' malmesso, voi vi rendete conto. Come si fa per mettere fuori un astronauta? Allora c'è il braccio manipolatore che lo porta praticamente vicino, ma noi lo imbraghiamo, lo si imbraga con i piedi in modo tale da essere sicuri di non perderlo, perché appunto, come vi dicevo, benissimo. E il problema con i pannelli solari è che quando voi avete un danno, non solo non vi produce energia, corrente, insomma, sostanzialmente, ma oltretutto diventa utilizzatore, quindi vi mangia corrente. Quindi non potevamo permetterci di lasciare uno sbrego di questo genere. E difatti l'ha aggiustato in 5 punti, poi io gli ho domandato se aveva utilizzato il punto croce per aggiustare. E lui ride. Nella stazione spaziale si fanno diverse attività. In particolare, una è quella legata, come vediamo in quella successiva,
a guardare fuori dalla stazione spaziale. Prima non si poteva, assolutamente. La stazione spaziale era chiusa e quelli che c'erano dentro la stazione erano come dei topi in gabbia. Vado un po' in fretta perché ho paura che i tempi siano un po' quelli che sono. L'Italia ha prodotto, e di questo sono estremamente orgogliosa perché l'Italia nello spazio fa una figura meravigliosa. Io sono orgogliosa di essere italiana perché ci viene riconosciuto merito, capacità, puntualità, tutte doti che spesso negli altri campi non ci sono affatto riconosciute. Allora, l'Italia ha avuto il compito di produrre questa, cioè questo elemento che consente di guardare fuori, la cupola. Allora, questa cupola ha sette finestre, 6 più una che è superiore. Ha perfino gli scuretti, no? Perché ogni tanto la si chiude anche per proteggerla, perché questo è il problema dei tanti elementini che ci sono in giro che potrebbero rompere. Ecco, io per farvela apprezzare vi dico che le finestre sono di cristallo, sono di vetro, cioè non solo di plastica, plastica dico una parola per dire qualcosa di artificiale, chiaramente artificiale, però solo di cristallo per poter garantire una buona visione. Ecco, guardate nella successiva che vedete la mia amica Tracy che sta guardando fuori perché dice che la cosa meravigliosa è guardare la Terra dall'alto e rendersi conto della fragilità che ha la nostra Terra, la fragilità che ha la nostra atmosfera, da lì l'atmosfera non si sente per quello che si vede così bene e soprattutto fa piacere di dire che c'è la convinzione, il pregiudizio che le donne che si occupano di scienza, di tecnologia, siano brutte. Al Politecnico girava la voce poche maracchie, no? Ecco, guardate la Tracy che in realtà potrebbe benissimo fare l'attrice del cinema, tanto è bella e carina. Nella successiva vedete qualche altra cosa che noi facciamo fare sempre, cosa fa la nostra stazione? La stazione ha un'orbita inclinata di 51 gradi, questa è stata una scelta concordata con tutti i paesi, in modo tale da poter servire bene tutti i paesi, e soprattutto vi faccio vedere quello successivo che è il veicolo, adesso vediamo chi ce lo manda, il modulo, ecco, questo modulo, un modulo che si chiama Zvezda, cioè stella, sempre dei russi, che serve a propellere la stazione, perché la stazione perde di quota. Col fatto che c'è un po' di atmosfera, anche se veramente molto rarefatta, c'è un po' di atmosfera, ogni tanto la stazione perde quota e passa dai suoi 435 chilometri che dovrebbe avere, invece passa ai 410 e quindi a un certo punto decaderebbe, ce la troveremo a casa. No signore, per evitare che perda quota, ogni tanto si accende un motore. Il motore è attaccato a questo modulo che hanno costruito i russi. Il compito era che lo facessero loro, lo imbarcassero e lo spedissero. Il problema vero è che quando i russi l'hanno costruito non avevano i soldi per pagare l'assicurazione. Allora, a noi l'assicurazione è tantissimo, d'altra parte l'assicurazione è quella che ci dice se va male tutto almeno recuperi qualche cosa, non possiamo eliminare l'assicurazione, ma i russi non avevano i soldi per pagarla e quindi hanno deciso di fare un lancio non assicurato. Gli americani non si fidavano e avevano costruito di nascosto un altro modulo uguale a questo da poter sostituire nell'ipotesi che il lancio andasse male. Il lancio è andato benissimo, sulla stazione c'è il modulo Zvezda che ogni tanto viene acceso e che ci garantisce di mantenere l'altezza dell'orbita che noi abbiamo bisogno. Perché è chiaro, ecco perché, cosa si fa nella stazione spaziale? Una quantità di cose, cioè il nostro cantiere lavora alla perfezione. Allora, prima di tutto, Mauro, facciamo vedere la successiva. Ecco. Questi sono due esperimenti di cui io vi parlo, anche perché li ho seguiti anche un po'. Allora, a sinistra c'è un ragno, Arabella. Nella stazione spaziale c'è pochissima gravità, c'è la microgravità, no? Ma veramente pochissima, come dire che si è in caduta libera. Allora si è voluto capire l'effetto che questo ha sugli esseri viventi, a parte gli astronauti che sono le nostre cavie, ma sugli esseri viventi come il cane. Allora, cosa ha fatto questo povero ragno? Ha fatto la ragnatela,
ma come vedete all'inizio, guardatela sulla destra, gli è proprio riuscita male, perché era tutto frastornato, non capiva più dove era l'alto, il basso e così via. Ma poi a mano si è organizzato perfettamente. Cioè gli esseri umani e gli esseri non umani, ma comunque gli esseri viventi, nello spazio stanno benissimo. I topini e così via stanno benissimo. Sulla destra invece c'è un oggetto che vi faccio vedere, perché è il mio amico Walter che vi chiede sempre di farci vedere. Nello spazio non abbiamo gravità. Non abbiamo, o quasi, non abbiamo quindi disturbi di tipo, chiamiamoli meccanici, vibrazioni. Quindi il sistema è praticamente in pace, è neutro, è praticamente c'è la tranquillità assoluta. Questo è molto comodo per far crescere i cristalli. I cristalli sono oggetti che crescono in un ambiente, c'è un liquido nel quale voi mettete un innesco, come le stalattiti e le stalagmiti, no? A un certo punto si forma il cristallo. Se più l'ambiente è tranquillo, più grande è il cristallo che riuscite voi a costruire. Perché ci interessano cristalli grandi, ma soprattutto in medicina, perché le proteine, che pure hanno una natura cristallina, hanno però una natura cristallina così fine da non poter neanche essere letta con il microscopio elettronico. Quindi noi, se possiamo avere qualcosa di un po' più grande, è chiaro che ci guadagniamo. Allora, questo è un cristallo nato nello spazio, che come vedete è bellissimo, cioè è purissimo, nere sono le righe di diffrazione della luce, per cui quando la luce ci sono fenomeni diffrattori, voi avete queste immagini di queste righe nere. Cristallo bellissimo che a un certo punto però è piegato come se fosse un cono gelato. A che cosa è dovuto questo difetto che abbiamo avuto? Mi diceva il Walter, al fatto che un astronauta in quel momento ha starnutito. È bastato lo starnuto dell'astronauta per, non dico rovinare, ma per variare quello che era, quello che avrebbe dovuto essere un bellissimo cristallo. Allora, vi faccio vedere questo che è rapidissimo, se riusciamo a lanciarlo, che è... Mauro, ci siamo? Riusciamo? Eccolo qua. Allora, questo è un esperimento che si fa nello spazio per vedere come si comportano gli animali. Questo è un pesciolino che vorrebbe a tutti i costi poter entrare nell'acqua, che siccome non c'è gravità, l'acqua sta in giro e vagola per conto suo. Allora il pesciolino ne fa di tutti i colori, ma a un certo punto dice basta, mi sono stufato, ecco qua, si mette giù, però mi hanno garantito che il pesciolino è stato recuperato, sta benissimo e quindi non c'è problema. Allora, vediamo un po' questa che è praticamente l'ultima che vi faccio vedere. Nel nostro cantiere non ci sono i muratori, non ci sono tutti quelli che lavorano in un cantiere come a terra, però abbiamo una quantità di manovalanza bassa o meno bassa. In questo caso c'è... questo è il caso di un senatore americano il quale aveva deciso per ragioni elettorali, cioè per farsi pubblicità, di stare sulla stazione spaziale per 5 giorni, si è rimasto su e così via. Allora, nella stazione spaziale ci sono delle leggi ferree, per esempio non c'è la possibilità di fare sciopero, non si può. Si hanno dei turni di 8 ore, quindi tre turni al giorno, nel quale bisogna godere al massimo il tempo disponibile, perché il tempo sulla stazione è proprio la cosa più preziosa che abbiamo. Quindi tutti devono lavorare. Cosa fate fare a un senatore americano? Lui, poveretto, era disposto a lavorare, ma in realtà ha sofferto il mal di spazio in una maniera tremenda. Noi il mal di spazio lo stratifichiamo in certi livelli. C'è chi il livello 0 per quelli che non soffrono per niente, c'è il livello 13 che è il massimo livello. Bene, il nostro senatore ha raggiunto il livello 13. Ha vomitato anche l'anima. Cosa abbiamo pensato? Cosa si è pensato? Lui ha tutti dei microfoni, i quali sentono i rumori che lui faceva nella pancia, poveretto, perché stava così male, e noi l'abbiamo utilizzato come una cavia. Come vedete, anche un senatore americano, con un po' di voce, può servire a qualche cosa nello spazio. Questo è il mio cantiere, un lavoro, direi,
di grandissima soddisfazione, su cui dicevo ho lavorato e che mi ha dato appunto tante soddisfazioni, e nella successiva vedete qual è il prossimo cantiere. Cosa sarà il prossimo cantiere? È Marte. E tutti insieme ci mettiamo a fare il tifo per il prossimo cantiere marziano. Grazie. Grazie, grazie davvero ingegnere per il racconto, per la chiarezza, per l'ironia con cui diciamo si sono raccontate cose che sono veramente per pochi, quindi davvero grazie per il suo contributo, la sua presenza e in bocca al lupo quindi per i prossimi passaggi dalla Luna a Marte. E, proseguiamo, Avvocato Privitera diceva che prima era difficile parlare dopo Domenichini ed Alberti, ma adesso parlare dopo l'ingegnere Ercoli. Adesso è ancora più imbarazzante. Interessante, perché ancora... insomma sembra un topolino con un gigante. Allora io vi chiedo, diciamo solo per allinearci sui tempi, se gentilmente tenete 8 minuti a testa, così poi possiamo chiudere con l'ultimo giro di un paio di minuti a testa e siamo nei tempi della nostra mattinata. Quindi ingegnere Amalia Ercoli Finzi, ancora grazie, grazie se resta con noi fino alla fine dell'evento per seguire e ascoltare queste altre storie. Daniela, prego. Sì, allora cercherò di essere un po' sintetica rispetto a quello che avevo immaginato, però avevo pensato che insomma potesse avere un senso parlare della mia personale esperienza partendo proprio dall'inizio, nel senso che sin da quando ero piccola il mio papà si è sempre raccomandato affinché studiassi. E insomma mi continuava a ripetere: guarda che solo studiando potrei essere una donna veramente libera. Allora diciamo che io questa roba qui non è che l'ho capita e inquadrata subito, poi nel tempo mi sono resa conto di quanto valore avesse questo suo consiglio che continuava a ripetere, per cui a lui non interessava. Cioè, l'importante è che io raggiungessi gli obiettivi di studio, dopodiché ero libera di fare quel che potevo. E diceva: libera di essere ciò che tu vorrai essere da grande. E questa sua visione in qualche misura mi ha sempre portato a non percepire minimamente alcun tipo di discriminazione nell'ambito scolastico o dell'università. Io individuavo i miei obiettivi, cercavo di traguardarli. All'inizio della giornata la dottoressa De Marchi accennava alla condizione di subordinazione della donna nella storia, e in effetti anche qui un piccolo aneddoto: potete immaginare il mio sconcerto quando io insomma ho studiato giurisprudenza, sui banchi dell'università, approcciandoci al codice civile, si è partiti dal primo codice civile italiano postunitario, quindi parliamo del codice civile della seconda metà dell'Ottocento, in cui il codice Pisanelli, in cui si parla di autorizzazione maritale. Per cui la donna, non nell'età della pietra, non nella Grecia antica, ma nel nostro recente passato, nel primo codice civile italiano non poteva donare, non poteva alienare, non poteva riscuotere capitali o cedere capitali senza l'autorizzazione del marito. E ancora il dottor Ottonello ricordava il diritto di voto del 1946. Non avete idea di quante volte mi sono fatta raccontare da mia nonna quando è andata a votare, perché lei, una donna semplice che viveva in un paesino dell'entroterra siciliana, con grande orgoglio raccontava di quel giorno che insieme alle vicine di casa tutte insieme erano andate a votare, e a votare per la Repubblica. Quindi, cioè, voglio dire, come dire, piccoli pezzi di storia che hanno fatto sì di arrivare fino a qui. Fortunatamente di strada ne abbiamo fatta tanta, ma sicuramente ne abbiamo ancora molta davanti. Anche in occasione di questo momento, insomma, ho un po' riflettuto su quello che è stato il mio percorso, ed effettivamente non è stato sempre un percorso da un punto di vista professionale così lineare, perché come ricordava Regina, che tra l'altro insomma abbiamo la stessa età, affermarsi nel mondo del lavoro come donna e donna giovane
non è sempre stato un punto di forza, e anche se mi ritengo particolarmente fortunata, perché non sarei qui a parlare in veste di direttore della Casa Edile di Milano se sulla mia strada non mi fosse capitata la fortuna di incontrare persone che hanno avuto la visione, la capacità di andare oltre quelli che possono essere stereotipi o pregiudizi. Hanno saputo credere in me e via via mi hanno assegnato degli incarichi che mi hanno permesso da un lato di crescere professionalmente, ma anche di dimostrare che ero capace di raggiungere gli obiettivi che mi ponevano. Non faccio mistero che talvolta, anche nella realtà di oggi, mi devo scontrare con ruoli, con persone che hanno ruoli di responsabilità e che in virtù del fatto che sono lì da sempre rivendicano quella che io chiamo l'autorità della professionalità che loro hanno maturato nel tempo, e quindi il ritornello davanti magari a proposte di natura innovativa in termini di processo e di prodotto, la risposta è: ma si è sempre fatto così, come a dire, ma cosa vuole questa aliena per rimanere nel contesto spaziale, quando ci viene a chiedere provare a cambiare delle dinamiche. Per cui molti dei racconti della dottoressa Pinoschi possono essere i miei racconti, cioè la realtà della Cassa Edile, ma perché chiediamo alle imprese questi documenti e rigettiamo magari delle richieste quando queste stesse informazioni le possiamo acquisire informaticamente, abbiamo delle banche dati? Risposta: ma così facciamo prima. E anche qui un po' di dubbio viene, uno perché non è vero che si fa prima, due perché viviamo in un mondo che con fatica cerchiamo di sburocratizzare e poi siamo i primi a non porci in quest'ottica. Quindi, per parlare della mia esperienza personale, io mi rendo conto che il lavoro più duro che mi trovo ad affrontare è quella della condivisione di proposte per individuazione di obiettivi comuni, perché il mondo del lavoro spesso è caratterizzato da una rigidità che è difficile da scavalcare, però l'unico modo per avviare nuovi percorsi e nuovi processi è proprio quello, come si è già detto, ma è così lapalissiano, cioè quello di fare squadra, di costruire un percorso. Il futuro si costruisce insieme. Il cambiamento, al di là di quelle che possono essere le posizioni singole, è un elemento inarrestabile. E io mi entusiasmo a sentir parlare l'ingegnere Ercoli Finzi, perché c'è una donna dalla sua età che parla con un tale entusiasmo, con una tale passione rispetto al suo lavoro, con una tale voglia di innovare, di creare, di guardare al cosa facciamo domani, non cosa ho fatto fino a ieri. E questo conferma quello che insomma è la mia esperienza, cioè che le donne sono più attente alle problematiche sociali, sono talvolta più combattive, più aperte alle novità, è anche vero, nessuno ha toccato questo tema, ma lasciatelo toccare a me, dato che sono in dolce attesa. È vero che la donna comunque, proprio per il fatto che vive dei momenti che sono dei momenti particolari, come quello della maternità, ha bisogno di essere più sostenuta, perché ancora oggi viviamo in una società dove la cultura dominante porta a pensare che se una donna vive la maternità, lascia spazi liberi per qualcuno che può tentare di farsi strada. E lo dimostrano anche i numeri, cioè le difficoltà delle donne di posizionarsi nel mondo del lavoro, perché potrebbero poi vivere una maternità o dopo ne rientrarvi. E queste,
Questo vale in generale e penso che nell'ambito dell'edilizia, che è tradizionalmente caratterizzata da una forte componente maschile, come dire, gli ostacoli si moltiplicano. Però è stato detto, e ne sono convinta, che insomma è dalla pluralità e dalla diversità e dal fare squadra, cioè lungi dal pensare che solo le donne sono in grado invece, cioè fare un ragionamento a contrario. È proprio da una sinergia, ma anche da un riconoscimento di pari dignità con gli interlocutori, di qualunque sesso siano, che si può avviare un percorso di crescita molto più produttivo. La cultura dell'essere donna è una cultura della sinergia, del mettersi in discussione e dell'imparare per essere all'altezza, perché adesso è oggettivo, cioè per poter parlare, poter in qualche misura, quando ci si confronta con gli altri, acquisire un livello di credibilità, soprattutto se si è donne, soprattutto se si è giovani, è che bisogna essere in grado di, come dire, parlare con una competenza molto, molto, molto approfondita, perché altrimenti non si è neanche ascoltati. Concludo, quindi, se è vero che da un certo punto di vista partiamo svantaggiati, questo però credo che consenta alla donna di avere un carattere più grintoso e determinato. E posso affermare che tutte le donne che a vario titolo hanno intervenuto, molte delle quali conosco, hanno grinta e determinazione da vendere. E qui mi taccio perché forse ho superato gli 8 minuti. Ti ringraziamo molto, chiaramente anche con un in bocca al lupo, soprattutto perché i mesi della gravidanza mi sembra che siano avanzati, quindi grazie veramente invece per il tuo impegno e altrettanto entusiasmo che ci hai, che hai portato in questo panel. Quindi proseguiamo, dottoressa Federica Casalvieri, prego. Eccomi. Anch'io parto dalla mia esperienza personale, poi vorrei fare un paio di considerazioni legate a osservazioni che mi sono appuntata nel corso degli interventi degli altri relatori, degli altri partecipanti a questa tavola rotonda. Anch'io ho fatto la maturità classica, sono laureata in giurisprudenza, sono abilitata all'esercizio della professione legale, ho fatto la mia pratica, sono diventata avvocato e poi ho tentato la strada dei concorsi pubblici, probabilmente seguendo le orme di mio papà, che è stato reso in pensione un avvocato dell'INPS, per cui prima ho lavorato come funzionario all'INPS, poi ho vinto il concorso da ispettore del lavoro nei primi miei 5 anni, allora eravamo forza ispettiva del Ministero del Lavoro, ho lavorato sul campo, e, dopodiché sono stata invece adibita a mansioni di coordinamento. Il Ministero del Lavoro poi ha ceduto, è nata una nuova agenzia sostanzialmente nel 2017, che è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha avuto e ha ancora l'ambizioso progetto di coordinare tutte le forze ispettive dei 3 enti coinvolti nel mondo dell'ispezione del lavoro, che sono le ex forze ministeriali, gli ispettori dell'INPS e gli ispettori dell'INAIL. Tra l'altro la coordinatrice per la Lombardia degli ispettori INAIL è una donna, l'ispettore Cavaliere, con cui collaboriamo egregiamente. Ho un iter lavorativo e professionale, ho avuto e ho tuttora molto fluido. Io le difficoltà che nel settore privato molte delle partecipanti hanno incontrato in realtà non le ho vissute. Questo perché, come i numeri che citavo in premessa dimostrano, il mondo della pubblica amministrazione è un mondo per vocazione votato al femminile, perché vi si entra per concorso, il concorso, per quanto incida moltissimo l'aspetto della fortuna, però è un sistema meritocratico, vi possono essere delle storture, ma tendenzialmente è un sistema meritocratico dove chi ha competenze, chi ha studiato, chi è preparato, tendenzialmente si afferma. E questo è valido soprattutto per i ruoli simili al mio, immagino simili a quello della dottoressa Iacovielli, cioè quello dei quadri intermedi sostanzialmente. Ecco, poi ci sono sopra di noi i direttori, i ruoli dirigenziali. Per i quadri intermedi
il percorso è generalmente piuttosto fluido. Mi è piaciuto quando l'architetto Ottonello ha citato i ruoli e ha specificato ricoprire ruoli, non è detto ruoli di rilievo, nel senso che sicuramente noi abbiamo dei ruoli di responsabilità molto interessanti, coordiniamo attività, coordiniamo persone, però ritengo che l'autoaffermazione professionale di una donna non necessariamente coincida per tutte con il raggiungimento di ruoli apicali, perché non siamo tenute a farlo, dobbiamo fare ciò che desideriamo fare, dobbiamo perseguire i nostri obiettivi, come diceva l'avvocato Privitera, dobbiamo perseguire i nostri desideri e capire che cosa ci realizza maggiormente. Personalmente sono una fortissima sostenitrice del balance, tra il bilanciamento tra la vita personale e la vita professionale. Io ho sempre ambito a fare un lavoro che mi interessasse, lo svolgo con passione, con diligenza, con dedizione, ma la mia vita è anche tantissimo altro. C'è stata più o meno a metà di questa nostra chiacchierata l'intervento dell'ingegnere Ercoli Finzi, che ha citato le molteplici faccettature della vita di una donna, e l'ambito affettivo, familiare, non necessariamente della propria famiglia, familiare inteso in senso allargato, è estremamente importante per ciascuna di noi, penso. Ed infine, sono contenta di non essere la prima a citarlo, c'è l'aspetto della maternità, che è vero che si cita soltanto quando si parla di donne, cioè l'aspetto genitoriale viene evidenziato sostanzialmente quasi sempre in consessi femminili, mentre in realtà è una faccenda che riguarda necessariamente, paritariamente, sia i maschi sia le femmine, però solo quando veniamo invitate noi a parlare dell'ambivalenza dei nostri ruoli si sottolinea il ruolo dell'aspetto genitoriale. Sono assolutamente certa che in prospettiva questa disparità di ruoli nella gestione della vita familiare verrà, se non azzerato, molto molto appianato. Proprio ieri sera, mentre facevo le prove e ammorbavo i miei familiari sull'intervento odierno, ho catechizzato mio figlio, cosa che faccio spessissimo, il mio bambino ha 7 anni, e gli ho detto: mi raccomando, quando sarai grande, quando ti sposerai, se sposerai una donna, perché non è neanche detto, voglio dire, ricordati che bisogna dividere le cose a metà, perché così si è soddisfatti e felici entrambi, non si può sovraccaricare un'unica parte nel contesto familiare. Il mio percorso formativo professionale è stato, come dicevo, estremamente fluido, e al di là delle difficoltà che abbiamo tutte di studio, di cercare di essere sempre preparate, ho avuto anche io la fortuna di avere dei responsabili, quindi prima il mio responsabile vigilanza, nel 2018 il mio dirigente di allora, che oggi è uno dei 5 direttori centrali a Roma. Sono stata nominata responsabile, hanno riconosciuto i miei meriti, quindi mi hanno attribuito il ruolo che ricopro oggi. Proprio a gennaio di quest'anno la valorizzazione di questi ruoli è stato oggetto di una riforma, quindi sono stata confermata poco fa per il prossimo biennio nel ruolo che ricopro adesso. Il bando che prevedeva la messa a concorso di questi incarichi, nella bozza iniziale che mi ha visto sputare fiamme, prevedeva già in premessa l'esclusione alla partecipazione a questi incarichi di responsabilità per figure professionali che avessero un part-time, e questo mi ha fatto strabuzzare gli occhi, perché soltanto nel mio ufficio le donne responsabili avevano quasi tutte un part-time, che non necessariamente pregiudica la bravura nello svolgere determinate attività. Grazie al cielo, dalla versione originaria all'attuale, a quella poi definitiva, questa clausola capestro per le donne, aggiungo, è stata eliminata. Amo lavorare con le donne, ritengo che le donne abbiano, ma è stato detto abbondantemente oggi, delle caratteristiche che sono specifiche del genere femminile, e che sono quelle già citate: quello di lavorare in squadra, quello di avere, a mio avviso, una visione di insieme e dei piani, oltre al piano A, un piano B, un piano C, perché necessariamente siamo abituate ad affrontare l'inconveniente, la novità, la modifica in maniera estremamente fluida. Per quel che riguarda la modalità di lavoro agile, che è la parte più innovativa che ha coinvolto la pubblica amministrazione nell'arco di quest'anno,
è inevitabile collegare all'effetto dell'epidemia, che è sicuramente un evento tragico e catastrofico, una spinta all'innovazione che altrimenti la pubblica amministrazione, sicuramente quelle con cui ho contatto io, quindi la mia e le altre strutture con cui normalmente mi relaziono, una spinta in avanti all'innovazione che, se fossimo stati in un anno ordinario, non avremmo mai raggiunto. È di poco fa, stavo guardando le mail che mi sono arrivate mentre vi ascoltavo, è di poco fa l'ultimissima notizia di un'ultimissima migrazione che avremo legata alla digitalizzazione dei nostri archivi, avremo a strettissimo giro. Nell'arco di un anno quasi tutti, ormai direi che l'approvvigionamento è stato completato, i funzionari del nostro ufficio sono stati dotati di strumentazione informatica che si può utilizzare da remoto e i nostri programmi sono stati modificati in modo che anche da casa riusciamo a utilizzarli. Ci sarebbe voluto un quinquennio e ci abbiamo messo un anno, quindi questo in realtà è stato un ottimo traguardo raggiunto. Chiudo semplicemente con una riflessione che in parte richiama l'attenzione di tutti noi, cioè che se è vero che l'affermazione di una modalità di lavoro agile ormai è acquisita e quindi parlo del mondo sempre della pubblica amministrazione, che è quello che conosco io, e quindi difficilmente indietro si tornerà, e questo tipo di agilità nello svolgimento della prestazione lavorativa su risultati più che sulla quantificazione del lavoro speso in ufficio sicuramente va incontro alle esigenze, diciamo femminili, ma in linea di massima direi di compatibilità tra vita personale e vita lavorativa. D'altro canto vi è una trappola, forse in qualche modo la dottoressa Domenichini l'aveva citata, c'è un pericolo, cioè in questo smart working, che vi sia un no limit working soprattutto per le donne, perché abbiamo verificato, sperimentandolo in prima persona, confrontandomi con le colleghe e i colleghi, che si rischia un'iperconnessione. E qui ci sarà anche una sfida dei controllori del mondo del lavoro, quindi mia, dei miei colleghi, di cercare di verificare che non si arrivi ad abusi in questo senso. Grazie. Grazie, ringraziamo noi, dottoressa, per questi altri spunti. Si richiamava il ruolo della famiglia, mi piace però ricordare che sia Regina che Daniela hanno anche citato il ruolo dei padri, quindi diciamo anche in questa relazione diciamo familiare, che poi ha delle ricadute specifiche sul percorso professionale ciascuno, i padri possono avere un ruolo importante chiaramente per avviare le figlie e per costruire un futuro delle altre generazioni. Architetto Ugoni, a lei la parola, grazie. Sì, grazie di nuovo. Allora, mi è stato chiesto di parlare del progetto e io parlerò di Teikos, che senz'altro negli ultimi 8 anni della mia vita è stato un progetto fondamentale, estremamente importante. Come dicevo, sono entrata in Teikos nel 2014 e ad oggi diciamo che abbiamo decuplicato il fatturato, siamo passati da 15 a 65 persone. Abbiamo costruito un nuovo prodotto di riqualificazione energetica degli edifici, che integra non solo una gestione specifica del cantiere, una modalità di gestione digitalizzata del cantiere, ma anche un processo di progettazione energetica partecipata, soprattutto applicabile in ambito condominiale, il monitoraggio dei risultati nel corso degli anni, tutto in via digitale. E abbiamo appunto digitalizzato il processo del cantiere attraverso una nuova ERP aziendale che gestisce in modo centralizzato le informazioni sia per la fase degli acquisti che per la fase degli stati avanzamento lavori, e che adesso usano già tutta l'azienda. Dei risultati veramente importanti e molto innovativi in un settore che precisamente non si distingue per l'innovazione. Questo è stato possibile innanzitutto grazie ai miei soci, uomini, che ci hanno creduto, nonostante all'inizio, io atterrassi da un mondo, come dicevo prima, abbastanza diverso e da un'esperienza completamente diversa,
e quindi ho iniziato il mio percorso senza sapere esattamente quale poteva essere il punto di arrivo, ecco, cercando di costruire una visione, una narrativa di quale poteva essere il ruolo di un'impresa di costruzioni in un settore che stava cambiando, anziché era cambiato così velocemente. Le imprese continuavano a fallire, ci si guardava intorno chiedendosi quale poteva essere veramente il futuro del settore, no? E poi un gruppo di donne, uomini, la maggior parte devo dire molto giovani, con tantissima voglia di sperimentare e di imparare. In questo senso io penso che le donne abbiamo un grosso vantaggio nell'edilizia. Prima di tutto che, visto i numeri di cui si parlava prima, una donna che fa edilizia è già di per sé un'innovatrice, no? Perché non ha un tradizionale da ripetere, no? Come invece l'uomo che magari entra in cantiere come fanno tanti. E quindi chiaramente è per forza portata a costruire il suo modo di essere in cantiere. Per cui le diventa probabilmente più facile attuare e far propri delle modalità e delle procedure innovative. In secondo luogo, le donne che lavorano nell'edilizia sono estremamente motivate, perché essendo un settore prevalentemente maschile, è una questione di selezione naturale, non è l'uscita comune o normale per un giovane anche architetto, anche se ha fatto ingegneria edile, no? Magari si vede più facilmente nella progettazione o in altri tipi di attività. E invece qua chi decide di lavorare in impresa che fa conto terzi, quindi proprio sul cantiere, è estremamente motivata. Per cui noi abbiamo già, diciamo, una preselezione di talenti che funziona molto bene. Per cui, lasciare spazio a questa voglia di fare e di muoversi è stato molto facile e i risultati sono, secondo me, ancora incredibili. Come diceva Regina, secondo me la forza, e come diceva prima anche l'assessore Tajani, peraltro, la forza e la capacità di collaborazione di un ambiente misto, quindi con un'unicità di genere, ha un effetto moltiplicatore molto forte e almeno anche nella nostra esperienza è molto positivo e stiamo molto attenti a che i gruppi di lavoro siano sempre misti. Senz'altro la parola la devo dire anche a livello personale. Io ho 3 figlie, tutte femmine, e ho potuto vivere senza grossi conflitti, certo con molte difficoltà, il doppio ruolo di madre e imprenditrice, anche perché grazie a un equilibrio familiare molto, molto chiaro, in cui evidentemente tra me e mio marito non viene dato per scontato che la maggior parte del lavoro domestico o della cura dei figli sia in mano a me, perché sono la mamma. Questo è veramente complesso, lavorare anche su questi equilibri, e io credo che qua è dove però bisogna lavorare molto, soprattutto in Italia. Bisogna lavorare molto nelle scuole, ma fino addirittura dall'asilo nido, dalla scuola materna. Diciamo che è da lì già che le bambine sono educate, che devono avere un ruolo diverso dai bambini. Secondo me è estremamente pericoloso, non solo per le bambine, ma anche per i bambini. Infatti, in azienda l'idea è sempre cercare di, nonostante sia molte donne anche molto brave, molto preparate, siano portate a cercare di lasciar parlare magari il collega uomo, bisogna, secondo me, dinamitare queste dinamiche, cercando invece di lasciare avere il giusto protagonismo anche a chi magari per carattere tende a fare un passo indietro e non volerlo assumere. E questo poi, la mia esperienza è che i risultati arrivano e soddisfano assolutamente tutti, non solo le donne. Grazie, grazie molte architetto. E chiudiamo il nostro giro, ingegnere Anna Minotti. A lei il suo racconto, è stato abbastanza ricco questo panel, quindi anche si mettono insieme un po' i pezzi. Prego. Io vi parlerò dell'ente che dirigo. Ancora qualche numero. Gli iscritti all'Ordine di Milano sono attualmente 11.800, di cui 1.835 donne, più del 15,6%, dato in linea con la percentuale nazionale.
La componente femminile che ricopre incarichi direttivi è in aumento. A livello nazionale i consiglieri donna sono circa il 21%. Nel Consiglio di Milano siedono 3 donne, il consigliere segretario, una vicepresidente e una consigliera con delega alle commissioni. La qui presente ingegner Maglia Ercole Finzi è stata l'unico presidente di Milano. L'Ordine è un ente pubblico non economico, le cui attività istituzionali sono normate dal Regio Decreto del 1925. Sono la tenuta dell'albo, la tutela del titolo, la vigilanza sull'operato dell'iscritto dal punto di vista etico e deontologico, nonché dare dei pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni in ambito attinente alla professione, cioè essere al servizio della comunità. In un momento di grande difficoltà come quello dell'emergenza sanitaria, l'Ordine non ha mai interrotto le sue attività, sia nel ruolo di civil servant che nell'assistenza agli iscritti, nell'organizzazione interna del lavoro. Al contrario, la pandemia ha generato una forte voglia di reagire in maniera proattiva. Nel ruolo di servizio alla comunità, nel mese di marzo del 2020, il nostro ordine ha risposto prontamente alla richiesta di Infrastrutture Lombarde di costituire una quaterna di ingegneri che, a titolo completamente gratuito, si è occupato del collaudo in corso d'opera dell'unità ospedaliera realizzata negli ex padiglioni 1 e 2 di Fiera Milano. Ricordo che la direzione lavori di questo cantiere è stata affidata ad una donna, l'ingegner Sivo. Con la stessa logica di civil servant, le commissioni dell'ordine, che contano una cospicua componente femminile, hanno pubblicato tra marzo e maggio documenti che potessero servire da spunto agli organismi decisori locali e nazionali per la programmazione di interventi in ambito infrastrutturale, scolastico e di sicurezza sul lavoro. Le iniziative a sostegno delle istituzioni sono proseguite anche dopo il primo lockdown, con la redazione da parte del Consiglio di un documento contenente proposte per la ripresa del Paese. Ognuna di queste iniziative ha contribuito a confermare e migliorare il proficuo rapporto di collaborazione e confronto esistente con la pubblica amministrazione, il Comune di Milano, la Città Metropolitana, Regione Lombardia. Per quanto riguarda i servizi erogati dall'Ordine ai suoi iscritti, durante la pandemia sono stati attivati ulteriori importanti servizi informativi, dando immediata comunicazione di tutte le disposizioni adottate dalle autorità nazionali e locali. Tutti i servizi agli iscritti sono stati forniti senza necessità di accesso agli uffici. È adesso in corso la dematerializzazione del tesserino di iscrizione, e a breve gli iscritti potranno ricevere direttamente al proprio domicilio il kit della firma digitale senza dover passare a ritirarlo dagli uffici dell'ordine. Stiamo altresì preparando l'abilitazione dell'accesso al sito dell'ordine con speed di secondo livello, che consentirà agli iscritti in modo del tutto autonomo, direttamente dal sito, di ottenere una serie di informazioni nonché la gestione del proprio fascicolo elettronico. Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, il primo lockdown, tutto il personale, che è prevalentemente femminile e altamente competente dal punto di vista informatico, ha immediatamente messo a disposizione il proprio hardware privato affinché non venisse meno il supporto agli iscritti. È stato così possibile estendere a tutto il personale il lavoro da remoto. Anche il centralino telefonico è stato trasferito sulle singole postazioni lavorative. L'attività lavorativa è costantemente ottimizzata con l'implementazione di procedure semplificative generate ad hoc dal responsabile ICT dell'ordine, che è l'unico uomo dell'organico, che provvede alla costante formazione delle colleghe. Il monitoraggio dell'attività da remoto è garantito da briefing periodici e da report che stilati dal personale. Il prossimo passo che abbiamo in programma è l'implementazione dell'archiviazione digitale dei documenti, con la finalità di ridurre la produzione cartacea e la consultazione fisica della stessa. Sono tutti progetti che affiancano quelli che sono già stati realizzati. Citarne più importanti, più significativi, la creazione e l'implementazione della piattaforma per il deposito in cloud
di certificati di idoneità statica, che è un progetto che è stato sviluppato insieme al Comune di Milano, la realizzazione con UNI del progetto Ethical Leader per la diffusione del pensiero etico, la realizzazione degli stati generali che l'anno scorso hanno visto la terza edizione via web, nonché la redazione con il Comune di Milano, l'Ordine degli Architetti, del POF per l'aggiornamento professionale dei tecnici dipendenti del Comune di Milano. Nel marzo di quest'anno il Comune di Milano si è aggiudicato il bando internazionale per la logistica urbana a zero emissioni, lanciato da C40, Transizione Ambientale, e il progetto nasce da una proposta della Commissione Infrastrutture e Trasporti dell'Ordine di Milano. Tutti questi progetti sono stati ideati e portati a termine dall'attuale Consiglio e sono stati realizzati anche grazie ad una struttura che è diventata più efficiente negli ultimi anni. Questo efficientamento è stato frutto di un lavoro di squadra. Siamo partiti dall'analisi dell'attività della singola lavoratrice e come era svolta. È emerso che alcune mansioni erano gestite da più soggetti con un'ovvia dispersione di efficienza ed efficacia. Facendo tesoro della competenza diffusa che evita possibili interruzioni nell'operatività quotidiana, è stato rivisitato il mansionario, ottimizzandolo e cercando laddove possibile di semplificare e snellire. Un esempio, per quanto banale, l'introduzione di un timbro che sintetizza tutte le informazioni necessarie per fare i pagamenti, che prima erano fatti con i cosiddetti mandati di pagamento, che erano una raccolta di vari documenti cartacei. Nell'espletamento del mio ruolo cerco di riconoscere le competenze, essere attenta alla sensibilità e alle esigenze del personale, tendendo sempre al coinvolgimento e alla valorizzazione del contributo di tutte le collaboratrici e collaboratori. La struttura è molto snella e quindi consente di aggiornare tutto il personale sulle attività in corso in briefing periodici, che diventa un'occasione per raccogliere proficui suggerimenti. Il lavoro di squadra è un retaggio della mia attività di imprenditore edile svolto per 32 anni nell'impresa di famiglia. La programmazione della sequenza delle lavorazioni di cantiere, l'ottimizzazione dei tempi nel rispetto della sicurezza dei lavoratori sono state un'ottima scuola. Vi ringrazio. Ringraziamo noi, grazie, diciamo, anche per il riferimento alle cose fatte in qualche modo, quindi che sono poi elementi tangibili di questo impegno. Quindi io ringrazio davvero tutte. Nel nostro abbiamo una mezz'oretta, un rush finale, e quindi veramente un paio di minuti a testa. L'idea è quella di chiedervi una politica, un'idea che si traduca in un progetto, in un atto concreto e tangibile, quindi che portiamo all'attenzione di chi ci sta ascoltando. Prima di tutto chiederei alla dottoressa De Marchi, anche a lei 2 minuti di commento, e voglio già fare una domanda in particolare riferita all'architetto Ugoni e a Regina D'Albertis, con un riferimento che viene da chi ci segue, da Ginevra Macchi, che fa il project manager da 20 anni, e chiede qual è un'idea, come vedono il ruolo del direttore dei lavori per la donna nei grandi cantieri. Quindi secondo lei è ancora un ruolo discriminato, ma forse potrebbe essere appunto anche l'occasione per tradurre in un progetto concreto come si fa a fare cultura anche presso i committenti. Quindi lo lascio sul tavolo, perché veramente devo chiedervi un paio di minuti a testa, ma iniziamo dalla dottoressa De Marchi, prego. Ma intanto grazie, è stato ancora più interessante di come me l'aspettavo, ecco, dico una cosa proprio di cuore, è davvero importante. Io volevo aggiungere 2 riflessioni piccole. Una mi è venuta in mente adesso, sentendo proprio l'ultimo intervento, parlare di timbro, perché il tema del linguaggio è un tema che mi appassiona da sempre e che credo appunto dimostri proprio la nostra visione del mondo, l'utilizzo delle parole che esprimono proprio ciò che pensiamo e quindi sono fondamentali. E perché lo dico? Perché giustamente l'assessora Tajani parlava della delibera di linguaggio, che è iniziata con una mozione in consiglio che abbiamo fatto e che è stata votata all'unanimità e che poi è diventata delibera, proprio perché è un tema che sembra una piccola cosa ma che ha un'importanza enorme. E io sono entrata in consiglio comunale
con il sindaco Sala, appunto quando mi hanno dato all'ingresso, all'inizio, questo timbro, perché tutti i consiglieri hanno un timbro per autenticare le firme durante le raccolte varie che si fanno per proposte di legge o altro. E c'era scritto il consigliere. E io ho detto, no, scusate, io sono la consigliera De Marchi, ma non solo perché esiste il femminile e il maschile, adesso non voglio aprire una polemica, ma perché sono convinta, e oggi l'avete dimostrato con gli interventi, che le donne hanno anche un modo diverso di svolgere il ruolo che svolgono, e quindi è quel modo diverso che può essere migliore o peggiore, non necessariamente sempre dobbiamo dire che le donne sono migliori, anche se io poi lo penso, ma non ho detto che sia sempre così, però obiettivamente è quella complementarietà che serve per avere l'innovazione di cui adesso abbiamo bisogno. E infatti ricordo che appunto poi mi hanno fatto questo timbro, che all'inizio è stato a pagamento, perché mi hanno detto sì, te lo possiamo fare, ma te lo devi pagare tu. Poi è diventata una consuetudine, tutte le consigliere l'hanno richiesta, perché davvero è poi un gesto anche simbolico, ma importante, di apertura verso un riconoscimento di ruoli che oggi abbiamo sentito davvero fare attività, azioni e percorsi che sono importantissimi per tutta la società. Quindi volevo aggiungere questo. E la seconda cosa e ultima è che nella vita sono insegnante e proprio per le scuole abbiamo fatto, condivido molto quanto si è detto prima, un testo con anche un gioco che si chiama Donne avventurose che hanno fatto grande Milano, partendo dalle donne perché sono state dimenticate, molte di loro, ma perché hanno contribuito proprio al progresso della società come gli uomini, ma per liberare i sogni e le competenze di bambine e bambini, ragazzi e ragazze. Quindi assolutamente sul tema della scuola e della partenza da lì e dal nido, nel rispetto di tutte le diversità a partire da quella di genere, non solo sono d'accordo, ma come comune stiamo tanto facendo. Ma mi è venuto in mente perché in quel libro abbiamo naturalmente la mitica Amalia Ercole Finzi, ma io vorrei fare una versione attuale, presente, ecco, e mi piacerebbe che le protagoniste dell'iniziativa di oggi e le relatrici fossero poi le protagoniste del libro che sarà sulle donne avventurose di oggi, perché davvero avete dato testimonianze straordinariamente importanti per tutti noi. Grazie, grazie, grazie molte dottoressa De Marchi. E, iniziamo, dottoressa Maria Cristina Pinoschi, a lei un'idea, un progetto concreto nel quale crede? Scusate, io credo che la prima cosa sia sostenere la riforma della pubblica amministrazione, perché così com'è organizzata, è organizzata da maschi per riunioni continue, che iniziano alle 7 di sera come se fosse normale essere freschi come delle rose, in una consorteria che utilizza dei pattern e dei linguaggi che sono tipicamente poco coerenti con la qualità della vita. Io ho ricevuto moltissimo dalla pubblica amministrazione, sono contenta del lavoro che faccio, quest'ultimo lavoro è fra i più belli che abbia mai fatto, proprio perché è una sfida alla mia incompetenza sostanzialmente, quindi alla mia età continuare a imparare è veramente un ringraziamento. Ma se continuiamo a pensare che le contorsioni mentali siano un modo normale di procedere, che la burocrazia sia un modo normale di procedere anziché una garanzia a tutela di tutti e a tutela della trasparenza dell'azione che amministrativa, noi releghiamo a chi ha più tempo per manipolare, chi ha più tempo per fare lobby, decidere per tutti gli altri. Io lo dico perché effettivamente è un mondo, come dire, quello della pubblica amministrazione, che dà l'input alle attività economiche in generale. Quando noi ci fermiamo si ferma molto dell'economia in campo edile, eccetera, perché è chiaro che ogni impresa che lavora con noi ha commesse importanti, eccetera. Ma primo, ristabilire un rapporto corretto tra il mondo della pubblica amministrazione e quello dell'impresa, in cui l'obiettivo deve ritornare a essere un obiettivo comune. Quindi l'obiettivo di un buon lavoro, di un bel lavoro, di un lavoro per tutta la collettività, compresa l'impresa. Quindi mettere tutti intorno al tavolo. Un approccio sistemico, che è l'unico che può risolvere i problemi, perché è dalla visione complessiva. E quindi anche il discorso del team di cantiere diventa importante, perché non è
una somma di capacità, ma è una sommatoria. E la governance di questa sommatoria, secondo me, le donne sono capacissime di farlo, perché sono più tolleranti all'idea di essere meno sulla cresta dell'onda e più quel lavoro, diciamo, di cura, che mi faccio sempre molta fatica a dirlo, perché è quello che in fondo ci condiziona anche un po', che però rende la vita, come dire, deve rendere la vita più felice. Cioè, noi non abbiamo un obiettivo solo di successo, abbiamo un obiettivo di molti successi, uno delle quali che se siamo degli squilibrati, questo squilibrio lo portiamo dappertutto. Se siamo persone soddisfatte e felici, saremo anche in grado, alla mia età, di far crescere delle altre persone, perché la consapevolezza del proprio ruolo aumenta la generosità. Se noi continuiamo a pensare che io mi devo tenere tutto perché sennò me lo rubano, è un'idea distorta, è un'idea poco generosa. Mentre, soprattutto per chi ha ricevuto tanto come me, la restituzione è un fatto doveroso e dovrebbe far parte del mio obbligo di lavoratrice. Grazie, grazie, grazie molte, grazie a lei, e il riferimento mi sembra chiaro anche al terzo punto dell'ingegnere Amalia Ercoli Finzi, quindi questo punto di valorizzazione della persona e di quello che di nuovo in questo caso può donare e restituire. Prego Antonella Iacoviello, grazie per i minuti, così stiamo in orario. Eccomi, sì, sarò brevissima. La domanda è centrata su una politica, un'idea che si traduca in un progetto, un atto concreto. Ma io l'ho detto in partenza nel secondo intervento, parlando di un ambito dell'istituto che è meno noto e più, che è quello della ricerca. Io penso che, forse perché oggi è anche la giornata della ricerca italiana nel mondo, si sta celebrando a Roma questo festival importantissimo dove le ricercatrici italiane, i ricercatori italiani che sono nel mondo, raccontano la loro esperienza spesso fuori dal nostro paese. Ecco, secondo me il nostro compito, che è anche quello appunto di promuovere la ricerca oltre che farla all'interno dell'istituto, è quello di cercare di guardare, diciamo, a questo aspetto del nostro mondo, che c'è mai come quest'anno, mai come nel 2020-2021 siamo diventati così sensibili ai temi della ricerca, diventi un tema centrale. Ritornando invece nell'ambito, diciamo, dell'edilizia, dei cantieri, io spingo sempre sul solito tema della formazione, sempre più un utilizzo della digitalizzazione che non può assolutamente prescindere, stante anche il percorso che abbiamo fatto appunto nel 2020. E ultimo elemento, che è la parola chiave sempre che mi guida tutte le mattine nella tenacia, noi donne sappiamo dimostrare molto più degli uomini, questo ce lo possiamo dire, è che dobbiamo sempre più lavorare su un processo di consapevolezza dei nostri ruoli, del ruolo degli altri, e mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare insieme, indipendentemente anche dalla divisione di genere, dalla diversità di genere. Grazie, grazie Antonella. Dottoressa Domenighini, prego. Avevo pensato a una proposta, ma questo incontro di questa mattina mi ha fatto un po' tornare indietro. Io credo che stamattina ci siamo dette come siamo brave noi donne. Io vi dico che siamo ancora molto lontane. Io questa rete tra le donne faccio fatica a vederla, perché le bastonate peggiori che ho preso nella mia vita le ho prese da altre donne sul lavoro. Quindi io credo che un impegno che possiamo prenderci è che quando parliamo facciamo poi seguire dei fatti che siano altrettanto concreti, perché altrimenti rischiamo di, come posso dire, di avere una visione un po' bucolica, un po' da sogno, di una realtà che è crudissima invece. È una realtà che non è affatto quella che noi vorremmo. Quindi io credo che, se posso proporre una proposta parlando del mondo produttivo, è che intanto si incominci a parlare di modelli produttivi al femminile, perché oggi le donne, è brutto dirlo, però noi arriviamo in ruoli apicali in un'età in cui, e anche in cui siamo noi al vertice, e interrompiamo lasciando l'azienda per un anno senza riferimento, e lì non la sostituisce una donna se non si prende la responsabilità che è arrivata a quel livello apicale
per un anno non è sostituibile. Il bilanciamento deve essere reciproco. Quindi io credo che il futuro è sicuramente nelle nostre mani. Abbiamo grandi possibilità, l'innovazione ci aiuta. Dobbiamo pretendere che i modelli produttivi siano ripensati in funzione di un diverso modo di lavorare. Questi modelli produttivi su cui regge l'economia italiana sono ovviamente modelli a maschile, con strutture anche di responsabilità che io vi dico dall'altra parte, quando poi mi sono trovata con 3, 4, 5 collaboratrici donne, tutte quante, tutte in maternità per un anno, sono andata seriamente in crisi. Non sapevo più cosa fare. Quindi secondo me dobbiamo trovare un equilibrio, ma non possiamo farlo adattando un modello. Dobbiamo pretendere una società che ripensi alla, diciamo, all'insieme dei fattori produttivi in una maniera diversa. È una strada difficile da fare, ma possiamo solo farla insieme. E poi personalmente credo che donne al vertice ci arrivano se hanno delle squadre che le aiutano e le sostengono. Perché io nella mia vita professionale molte volte non sapevo assolutamente, girandomi, a chi chiedere aiuto e a chi appoggiarmi. Quindi credo che questo incontro di questa mattina possa portare come idea che almeno in realtà territoriali in cui siano condivise si possa oggettivamente fare una rete di comunicazione tra le donne che possa essere poi di supporto nel nostro lavoro quotidiano. Questa rete, io sinceramente ringrazio Katia per aver fatto questa iniziativa oggi, perché molte volte nel mio lavoro io questa rete non l'ho proprio per niente vista. Grazie, grazie dottoressa Domenichini. Regina, sempre l'audio, grazie. Eccoci, sì. Perfetto, grazie. Se vi chiedo sempre i minuti così non mi sgridano che arriviamo in ritardo. E a te ricordo il riferimento al tema sul direttore lavori, di, visto che ci è stato chiesto da chi ci sta seguendo e che ringraziamo che ci sta seguendo tuttora. Prego. Ma allora, rispondo prima alla domanda sul tema del direttore lavori. Sicuramente è vero, nell'esperienza che appunto sto avendo in questo periodo di veri e propri direttori lavori donne, ne ho visti, non ne ho visti ancora così tanti, quindi di donne in cantiere l'ho vista soprattutto in ruoli, come dicevo prima, di coordinatori della sicurezza o ruoli più, diciamo, meno globali. Però penso invece che assolutamente sia una cosa da mettere in atto. Noi abbiamo una nostra direttrice lavoro, una nostra dirigente di cantiere donna che fa queste cose nei nostri interventi, quindi assolutamente ne abbiamo una, a breve ne assumeremo un'altra, quindi ritengo, rispondo a quell'ingegnere che ha fatto la domanda, di non pensare ad andare su Marte, ma anzi di cercarne, perché adesso di interventi grandi ne stanno arrivando a Milano e quindi secondo me l'opportunità di farli ce ne possono assolutamente essere. Magari potrebbe essere più facile gestire un cantiere su Marte che a Milano, però e invece per quello che posso dire, secondo me anche è stato fatto un accenno prima, molto importante è il tema in generale che deve essere instaurato all'interno di tutto il nostro settore della fiducia. Quindi per andare avanti, per riuscire effettivamente a fare le cose, ci vuole un nuovo rapporto di fiducia tra imprenditori e pubblica amministrazione per superare tutti i grandi problemi burocratici che abbiamo e capire che gli interessi nostri e loro sono comuni, e nello stesso modo bisogna impostare un nuovo rapporto di fiducia anche all'interno delle aziende tra sessi diversi, perché quello che ci vuole è una comunione di intenti per riuscire a raggiungere i risultati. Quindi uniamo le competenze tra pubblico e privato, perché i risultati che vogliamo raggiungere sono medesimi, perché noi in qualsiasi intervento che andiamo a fare ovviamente portiamo anche un beneficio a tutta la collettività. Non voglio dirlo in modo esagerato, ma siamo anche dei costruttori tra virgolette di bene sociale, perché veramente andiamo ad incidere nelle grandi opere, su infrastrutture, scuole, ospedali e nel piccolo anche sulle case, gli uffici dove la gente trascorre la maggior parte del suo tempo. E anche all'interno delle aziende veramente instauriamo un rapporto di fiducia virtuoso tra collaboratori maschi e collaboratori donne, che lavorando insieme possono riuscire a raggiungere risultati migliori. Grazie, grazie Regina. Daniela Privitera, prego. Gentilmente l'audio. Allora, cercherò di essere brevissima.
prima che di strumenti, perché poi alla fine la tecnologia, l'innovazione sono degli strumenti, penso che si debba parlare di visioni, per cui vorrei riproporre come proposta, una proposta che non è mia, ma di un presidente che ha fatto la storia dell'ANCE a livello nazionale, regionale e territoriale, cioè il contratto di cantiere, perché sono convinta che solo se all'interno del cantiere riusciamo a assicurare pari dignità, pari opportunità a tutti coloro che operano in cantiere, si possa ritagliare uno spazio vero per la donna, per esprimere il suo talento, e in questo la bilateralità può giocare un ruolo veramente inclusivo, perché va a guardare anche a tutta una serie di figure che non sono propriamente di lavoro subordinato, e il mondo femminile in cantiere, ce lo siamo detti più volte stamattina, è caratterizzato da professioni che non sono propriamente inquadrate in termini di subordinazione. Le stesse restauratrici spesso operano in cantiere nella formula della partita IVA, hanno una grandissima professionalità, ma che è una professionalità e una formazione che non è una formazione a lavorare in sicurezza, perché è più pensata alla restauratrice della tela, e in realtà non è così, nel senso che viviamo in un paese che è più, a mio avviso e ad avviso di molti, il paese più bello del mondo, dove c'è molto da recuperare, mantenere e purtroppo anche ricostruire a causa del sisma. Tutte queste attività si svolgono in cantiere. Mi taccio. Benissimo, grazie. Allora abbiamo una pausa super rapida. La regia ci chiede di guardare per una foto, quindi prendiamo questo momento e ringraziamo. Perfetto, grazie, benissimo, lo sfondo. Direi che abbiamo fatto. Anzi, c'è una collega forse che si è alzata, non so se Antonella Iacovello si riesce a sedere un istante, non so se ci sente, un tentativo, ma forse no. Niente, non importa. Allora, intanto grazie a tutti, qualcuno ci deve lasciare, quindi ringrazio veramente per i contributi preziosi. Proseguiamo. Claudia Sterlini, approfitto, diciamo, lascio a te la parola. Chiedevamo un'idea, una proposta che possa, diciamo, lasciare segno e dare concretezza a tutto quello che ci siamo detti questa mattina. Prego. Sì, allora prima qualche cosa di meno concreto, che è solo una considerazione, nel senso che ritengo che la grande sfida per noi donne sia alla fine un po' con noi stesse, no? Perché a volte ci siamo un pochino create noi il nostro limite e un ruolo nel quale ci accontentiamo. Questo non vuol dire che necessariamente si debba tendere a qualcos'altro. L'importante è che sia il ruolo che uno vuole fare. A volte invece ci accontentiamo di qualche cosa perché è normale che sia così. E la vera rivoluzione credo che la raggiungeremo quando non parleremo più di quote rosa, perché sarà ovvio che è solo la maggiore competenza e preparazione e capacità, no, che deve essere premiata indipendentemente dal fatto che appartenga ad una donna o appartenga ad un uomo. E ovviamente tutti abbiamo il compito di creare i presupposti perché le donne possano staccare il piede dal blocco di partenza nello stesso momento e con lo stesso equipaggiamento dei colleghi. Il mio impegno come site manager è quello di fare in modo che come azienda si sia sempre più presenti sul territorio, si arrivi ai giovani, anzi ai giovanissimi, sono d'accordo con l'architetto Goni, perché tutto quello che ci siamo detti oggi possa diventare ovvio, scontato, non lo si debba più ripetere tra un po' di anni. E poi per trasmettere l'amore, l'impegno e la passione per l'innovazione. Come invece la mia idea di progetto è che le aziende, in particolare le grandi aziende, vengano sempre di più coinvolte dalle pubbliche amministrazioni. Lo dicevamo prima, si tende ad un sistema integrato, abbiamo competenza, credo, voglia di far bene e la necessità di lavorare insieme. Quindi mi candido per la sommatoria di capacità che aveva proposto la dottoressa Pinoschi.
Grazie, grazie molte. Quindi appunto parlava di riforma della PA, si è parlato poi di ricerca, digitalizzazione, consapevolezza, di nuovi modelli produttivi, quindi siamo in questa, diciamo, diamo concretezza a questi temi. Davvero grazie, proseguiamo. Grazie. Architetto Goni, prego. Eccomi, sì, scusate. Allora, io partirei da due parole, rispetto innanzitutto di cui ho parlato all'inizio, la dottoressa De Marchi, che mi spiace ci abbia dovuto lasciare, perché secondo me il comune, le amministrazioni locali possono avere un ruolo molto, molto importante. E poi cultura, per rispondere anche un po' all'ingegner Ginevra Macchi, che saluto, qui ricambio il saluto. È vero, c'è ancora una forte discriminazione. Purtroppo questa discriminazione non è dagli uomini alle donne, ma è anche dalle stesse donne alle donne, chiaramente, come abbiamo già avuto modo di dire. È un problema culturale che secondo me minaccia l'Italia in modo importante. È uno dei più grossi limiti al nostro sviluppo come paese. Io lo vedo veramente in modo chiaro. Secondo me ci vuole una grande collaborazione a tutti i livelli, tra amministrazioni pubbliche, associazioni, per fare un'azione di comunicazione e di formazione a tutti i livelli per riconoscere il pregiudizio di genere prima di andarci contro. Cioè, scene tipo siamo in una riunione ad alti livelli, io sono l'unica donna, a un certo punto uno si alza e dice la signora si è fatto tardi, la signora dovrà andare magari a prendere i bambini, quindi è il caso di concludere la riunione. Cioè, chi le dice queste cose dovrebbe vergognarsi subito dopo, invece non si vergogna, si sorride e la donna anzi quando denuncia queste cose sembra la solita lagnosa che no, che si attacca a un commento che alla fine non aveva niente di sbagliato. Ecco, secondo me questa attività di comunicazione, io sono anni che dico, ci vorrebbe il blog di storie di maschilismo quotidiano e pubblicarne, perché ci succedono tutti i giorni, ma attenzione, ci succedono molti in Italia, perché al di fuori di qua ci sono molti più filtri e certe cose non si dicono con la tranquillità che si dicono qua. E questa, secondo me, è una battaglia culturale da fare con una grande collaborazione pubblico e privato. Entrare in un supermercato nel periodo di Natale, uno dice, ma dove le tiriamo fuori le donne ingegnere? Se le bambine è tutto gli scaffali rosa con i trucchi e le perline e i maschi sono tutti gli scaffali azzurri con le macchinine. Cioè, ci rendiamo conto, questa roba in Spagna è vietata. Cioè, noi in Italia lo accettiamo normalissimamente, come se fosse nell'ordine delle cose. Non è nell'ordine delle cose. Il bambino che vuole giocare con la bambola non ha niente che non va. Niente che non va. E quindi veramente, secondo me, dobbiamo partire da lì. E insisto, con attività di formazione nelle scuole, negli asili pubblici, dove le bambine non possono giocare con l'Ego a Milano. Ma io le ho viste queste cose sulle mie figlie. Non le ho vissute quando io ero piccola. Quindi, secondo me, c'è anche un ritorno drammatico da questo punto di vista. No, cioè, quindi secondo me azioni di comunicazione a tutti i livelli e una grossa collaborazione proprio sul identificare e poi sconfiggere il pregiudizio di genere. Grazie. Grazie, grazie molte. Allora chiedo l'ultimo flash all'ingegner Minotti e poi chiedo forse anche a Amalia Ercoli Finzi una battuta per chiudere. Grazie. Anna. Concordo, va colmato il divario che c'è come presenza femminile nei differenti comparti dell'ingegneria, che sappiamo essere molto basso. Questo fondamentalmente poiché le materie tecniche e scientifiche sono sempre state una prerogativa del mondo maschile. Quindi a mio avviso è necessario introdurre degli opportuni programmi informativi nelle scuole, poiché di solito la scelta del corso di studi nasce sempre per un input da parte di un insegnante delle medie e l'avvicinamento alle materie STEM mediamente in Italia come anche nei paesi europei intorno agli 11 anni avviene. Da noi purtroppo, come la vedo io, è che siamo ancora molto lontani da traguardi di equità, di parità di genere a livello occupazionale, ma soprattutto c'è una strada ancora molto lunga da fare per arrivare a colmare
il differenziale salariale di genere. Devono essere quindi rafforzate tutte quelle che sono le politiche di welfare, perché sono quelle che possono consentire di conciliare i tempi di lavoro con quelli delle cure parentali. Perché secondo me è fondamentale che per tutti sia possibile perseguire in condizioni sia di parità le proprie aspirazioni e anche la possibilità di fare carriera. Lo dico per tutti i lavoratori, indifferentemente, anche se però mi sembra che possiamo convenire tutte che prevalentemente chi si occupa ancora dell'onere, delle cure, dell'accudimento in ambito familiare sia ancora un onere che riguarda noi donne. Grazie, grazie Anna Minotti. Ingegnere Amalia Ercoli Finzi, a lei una battuta per chiudere l'evento. Io qui parlo a nome dell'Associazione Italiana delle Donne Ingegneri Architetto, no? Della quale sono stata presidente nazionale. Il nostro obiettivo e la nostra richiesta è le role model. I giovani, le bambine, le ragazze hanno bisogno di avere dei modelli che dicano che si può fare, si può essere delle brave ingegneri architetti anche con una famiglia o altro. E quindi è il compito di ciascuna di noi che ha parlato stamattina, essere una role model per quelle le generazioni che ci aspettano. Grazie. Siamo noi che ringraziamo davvero, grazie a tutti e a Katia Barbirato veramente per averci coinvolte tutte e diciamo per aver organizzato questo talk, questa occasione di riflessione. La foto l'abbiamo fatta, siamo vicini ai saluti, io devo solo anticipare che la giornata prosegue, in particolare questa sera alle 18:15 si potrà assistere ad una rappresentazione teatrale fatta negli spazi del laboratorio di cantiere con alcune attrici detenute, quindi diciamo si unisce l'aspetto culturale e sociale e vedremo ora un video per chiudere. Le partecipanti riceveranno un link e si possono ritenere quindi iscritte già a questo evento. Mi sembra di aver detto tutto, se dimentico qualcosa Katia sei qui? Perfetto, allora davvero un grazie di cuore a ciascuno, in bocca al lupo a tutti, quindi che sia un gioco di squadra e sia un lavoro di un cantiere di squadra. Di nuovo un saluto a tutti. Grazie. Grazie.